il mio ireditissimo compito richiamare la vostra cortese attenzione in modo che si possa dare inizio ai lavori di questo seminario. Il tema, lo ricordo per correttezza, di minoranze linguistiche nell'Unione Europea, le prospettive di nuovi strumenti di tutela e promozione. Dirò solamente due parole introduttive per la presentazione del tema e la presentazione delle iniziative. Dal punto di vista del tema, credo che vi sia un grande interesse scientifico ma anche civico nel comprendere quali sono i limiti di funzionamento di un istituto di democrazia partecipativa nel contesto dell'Unione Europea come l'iniziativa dei cittadini, che è stato uno strumento introdotto dal Trattato di Lisbona, che ha avuto un funzionamento abbastanza difficile, che ha avuto molti bassi e pochi alti. Tra i pochi alti, almeno per il momento, per la fase attuale, abbiamo proprio questa iniziativa, il Minority Safe Pack. E quindi anche attraverso lo studio di questa particolare circostanza possiamo migliorare e approfondire la nostra conoscenza di questo istituto del diritto dell'Unione Europea, mi piace dire del diritto costituzionale dell'Unione Europea, sia per quanto riguarda i profili formali, sia per quanto riguarda i profili sostanziali. Secondo motivo che ci ha indotto a organizzare questo incontro è una idea, se volete un'aspettativa, riguardo lo sviluppo dell'Unione Europea, riguardo il potenziamento dell'Unione Europea, vorrei quasi dire la ulteriore qualificazione dell'Unione Europea, che certamente ne ha bisogno, anche per capire se esiste un potenziale inespresso, come a me piace pensare. Esistono evidentemente dei trattati, esiste una carta dei diritti fondamentali, ma tutto questo non potrebbe esistere, soprattutto non potrebbe continuare ad esistere se non vi fosse un sostrato culturale, sostanziale, appunto quel potenziale inespresso che tutto sommato ci porterebbe ad individuare l'esistenza di una società civile europea trasfrontaliera capace di comunicare i propri interessi, le proprie priorità, capace di organizzarsi e coordinarsi per raggiungere un obiettivo. E anche questo credo sia interessante. Mi permetto di aggiungere, per fare solo un accenno, non certo una comparazione, che per tutti noi che in diversi modi siamo stati interessati agli istituti della cooperazione trasfrontaliera, sappiamo quanto sia stato essenziale passare dal contesto della Convenzione Quadro per la collaborazione trasfrontaliera delle entità territoriali del Consiglio d'Europa all'istituto del GECT, del Gruppo Europeo di Collaborazione Trasfrontaliera, proprio perché l'assorbimento del diritto sovranazionale è stato molto significativo ai fini della garanzia dell'effettività e del potenziamento di questo istituto. Si tratta allora di capire, e passo al terzo argomento, terzo motivo, ed è una prospettiva di perfezionamento e rafforzamento della tutela dei diritti delle minoranze, appunto con l'efficacia del diritto sovranazionale. E quindi sono buoni motivi, credo, per organizzare questo incontro. Mi permetto di ricordare, a cura di un progetto di ricerca della Facoltà di Giurisprudenza, il Laboratorio di Innovazione Istituzionale per l'Autonomia Integrale, che evidentemente è un percorso di studio, di ricerca, che ha evidentemente anche una bussola, che è quella della definizione, innanzitutto del perseguimento e della comprensione di che cosa sia l'autonomia integrale. All'interno di questo progetto esiste un gruppo di studio che si chiama Autonomie Speciali Alpine, dove ci siamo riuniti fra professori di diritto costituzionale provenendo chi dal Südtirol, chi dalla Friuli Venezia Giulia, chi dalla Valle d'Aosta,
qui indegnamente dal Trentino, come sottoscritto, con due forti integrazioni di expertise che sono, non ho fatto il nome, Estera Pache per il Cicirol, Robert Louvain per la Valle d'Aosta, Elena D'Orlando che oggi purtroppo è assente per il Friuli Venezia Giulia, con due solidi sostegni che rappresentano uno l'esperienza dell'autonomia trentina, Gianfranco Pastallo, e un altro, il professor Massimo Carli, che dirige i lavori di questa mattina, l'esperienza del regionalismo italiano, perché è sempre bene, diciamo, fare la prova del nove delle nostre spinte in avanti. Ecco, questo è il soggetto promotore di questo incontro e a questo punto non mi rimane che passare ad alcuni ringraziamenti da un lato dovuti, dall'altro assolutamente sinceri. In primo luogo vorrei ringraziare l'Istituto Mocheno che ci ospita in questa bella sede. Sentiremo fra poco il Presidente, che ringrazio sin d'ora, ma vorrei ringraziare anche molto sentitamente il Direttore Mauro Buffa e Leo Toller, che conosco per una ventina d'anni, per cui mi piacerebbe definire l'amico Leo Toller. Ringrazio anche la provincia autonoma di Trento, sia il servizio minoranze che ha dato l'annuncio di questo convegno, che ha distribuito, mi sembra proprio l'altro ieri o ieri, il link al sito dove ci si può registrare per poter partecipare a questa iniziativa. Bisogna avere un documento di identità, ma è molto rapido, e il servizio stampa che ci ha offerto e garantito, e sono particolarmente grato per questo, la registrazione audio-video, sì che tutto quello che diremo noi varrà anche per le prossime generazioni e per tutti i continenti. Da ultimo, ma non per ultimo, vorrei ringraziare la Cassa Rurale dell'Alta Valsugana, che con una dimostrazione di enorme sensibilità, che altre casse rurali dove si svolgono le nostre iniziative decentrate non hanno mai dimostrato, e mi piacerebbe che qualcuno di queste altre casse rurali, una a caso, quella della Val di Sole, dove si svolgerà la mia scuola estiva nel prossimo mese di agosto, ascoltasse questo appello e questo ringraziamento. Ma ho paura che per esperienza pregresse, diciamo, l'Alta Val di Sole, no, non l'Alta, la Val di Sole sarà un poco coriacea da questo punto di vista. Prego? No, se vuoi mettere una parola. Bene, vi ringrazio ancora per essere qui. Abbiamo altri iscritti che non sono ancora arrivati, ma voi sapete che quando noi abbiamo programmato questo convegno e abbiamo fissato la data e il luogo, non sapevamo quale sarebbe stata la data delle elezioni parlamentari, non, per quanto buone previsioni meteorologiche abbiamo qui in Trentino, non potevamo anticipare questi problemi. Per esempio il professor Tremu, che deve venire da Capodistria, deve partire da una Capodistria sotto la neve. Per chi di voi conosce Capodistria sa quanto insolita sia questa circostanza, ma speriamo che arrivi nel corso della mattina. Vi ringrazio molto, ringrazio naturalmente anche la professoressa Patrizia Cordini, delegata del Rettore, per le iniziative per le minoranze, alla quale cedo subito la parola, chiedendole se preferisce di parlare anche da lì. Posso parlare? Voi mi sentite? Buonasera, grazie. E saluto volentieri. Veramente con piacere oggi i presenti, i partecipanti, gli organizzatori, i relatori, le minoranze linguistiche nell'Unione Europea, le prospettive di nuovi strumenti di tutela e riproduzione. Saluto a nome del Rettore e saluto a nome mio personale. E anch'io dico che saluto non è formale, non è solo formale. Ho fatto un viaggio con un collega di giurisprudenza, poi sono arrivata qui e mi ha detto: ma cosa fai in mezzo ai giuristi? Lavori con loro, no? Io non faccio parte del laboratorio dei giuristi. Però devo dire che è sempre con estremo piacere che partecipo, sono spesso invitata a queste iniziative, ringrazio di questa attenzione il collega Tognato, in particolare con gli altri, perché è sempre con estremo piacere che partecipo alle attività che sono numerose, che fanno i colleghi che si occupano da una prospettiva diversa dalla mia, sono giurista, di minoranze linguistiche. Penso che riuscire ad avere qualche momento di confronto
Devo dire che non è formale nemmeno il saluto istituzionale, a parte il mio personale, nemmeno quello istituzionale dell'Ateneo che io porto. L'Ateneo ha avviato da più di 10 anni, da 12 anni credo, attivato questa delega per le minoranze linguistiche. Credo che questo sia un segnale importante di come l'Ateneo sia attento al tema, che è un tema centrale per il nostro territorio, come tutti sanno. E fra le varie iniziative che da poco, grazie anche alla collaborazione con la provincia, sono state attivate per quest'ambito, ricordo il corso di formazione per gli insegnanti delle lingue di minoranza, in particolare il modulo Cimbro, che è gestito dall'Ateneo, un corso di formazione che è gestito dall'Ateneo di Trento, ma è stato permesso proprio anche dalla collaborazione e dal finanziamento della provincia. E trovo che anche questo sia un bel segnale di come il ruolo dell'educazione sia centrale, cioè per il tema delle minoranze. E un'altra cosa che voglio sottolineare a proposito delle attività dell'Ateneo è il fatto che da pochi anni, forse da meno di 10 anni, le minoranze d'attività e quindi anche la delega per le minoranze linguistiche rientri in un settore ampio che ha l'Ateneo di Trento. Chi si vuole collegare alla pagina di UNITL la trova subito. Il settore si chiama equità e diversità. E a me piace rientrare, cioè che questa, il tema delle minoranze rientri fra la diversità, perché la diversità è una parola chiave per chi si occupa di minoranze linguistiche, è una parola chiave da diversity, anche nel sito Minority Safeback. E guardando questo sito proprio in occasione del convegno, ho visto che si apre, la prima cosa che chi si collega vede è una cifra, o una delle prime cose che vede è una cifra, 50 milioni di persone, 50 milioni di persone in Europa che appartengono a una minoranza nazionale o comunque a una minoranza linguistica. È interessante il commento, che è brevissimo ed efficace, che questo è uno dei segreti meglio ottenuti in Europa, quindi 50 milioni, questo significa one of the best kept secrets. Il segreto, quindi è vero, anche andando in piccolo, proprio in base alle mie esperienze personali, credo che anche nella nostra provincia, che pure è molto avanti, dobbiamo riconoscere molto avanti come promozione, come tutela, come promozione delle minoranze linguistiche, fra la gente comune non siano molto conosciute le minoranze. La mia esperienza, io faccio dei corsi e chiedo agli studenti trentini e non trentini, questo non sono tutti, neanche non trentini, se conoscono appunto le minoranze della provincia o della regione, e le risposte non sono molto incoraggianti. I ladini di più sono più noti, sono più numerosi, sono anche oltre la nostra provincia. Sui mochi a volte, i cimbri, questi propri cimbri sono poco conosciuti, e la cosa che più mi preoccupa è che chi li conosce dice beh, ma sono quelli che abitano in Valcembra, quindi se non è proprio se non altro è cioè, superficiale, diciamo. Allora, il fatto di non conoscere, proprio non conoscere non a livello istituzionale ma a livello diffuso, no? Questa diversità che è un valore, che è una ricchezza, la non conoscenza porta anche spesso a diffidenza, se non si conosce si è diffidenti. E anche qui permettetemi di ricordare dei fatti recenti, degli aneddoti, che però sono significativi. La diffidenza dovuta alla non conoscenza porta ad esempio anche a proteste o a informazioni come quelle di cui ho letto recentemente una lettera giornale, ma non è una, di fatto dietro ci sono tante persone che pensano allo stesso modo. Lettera giornale di un genitore che lamentava il fatto che a causa dell'insegnamento di cimbro in una scuola sua figlia non riuscisse a parlare bene l'inglese. Ecco, questa naturalmente è una non conoscenza, è una non conoscenza di tanti aspetti, no? Quindi è importante diventare visibili. E alcuni passi, alcune attività, alcune iniziative che servono per diventare visibili sono suggerite anche da questo Minority Safeback. Mi sembra che ci siano tre punti chiave. L'iniziativa l'ha ricordata poco fa
fa il professor Toniati, l'iniziativa dal basso, l'iniziativa popolare, che comincia con una raccolta di firme. Secondo me poi deve andare avanti, non ci si dovrebbe fermare alla firma, ma anche mostrare iniziativa nella creatività e nella progettualità. Una alleanza, che questa è ricordata, qualcosa di transnazionale, un'alleanza, sia internazionale meglio, naturalmente per favorire il confronto, scambio di esperienze e anche la forza della proposta. E poi la consapevolezza, credo anche awareness sia una delle parole chiave che risulta in questa proposta. La consapevolezza è importantissima, secondo me, e lasciatemi da linguista concentrarmi sulla consapevolezza della lingua, della propria lingua, consapevolezza di sé, degli obiettivi, ma anche della lingua. Allora, a proposito di consapevolezza della lingua, è importante sapere che in Europa è in atto un cambiamento grossissimo, questo è sotto gli occhi di tutti. Il cambiamento che ci porta da quello che era una volta una mira, bilinguismo, e di solito il bilinguismo generalmente era un bilinguismo, diciamo, bilanciato, e sicuramente un bilinguismo tra lingue nazionali, ha una prospettiva in cui invece il punto d'arrivo è un plurilinguismo, necessariamente un plurilinguismo, quindi il bilinguismo è solo un punto di partenza per arrivare al plurilinguismo. Ora, è anche vero che il discorso d'Europa sul plurilinguismo, sul multilinguismo, è un discorso, scelgo di dire, un po' ambiguo. Perché? Perché viene sicuramente incoraggiato il multilinguismo come elemento necessario che dà vantaggi di tutti i tipi, e questo lo sappiamo, culturali, sociali, cognitivi, ma di fatto il multilinguismo che si trova, e soprattutto nei sistemi scolastici, è sempre un multilinguismo fra le lingue dominanti. Allora, in questo contesto, avere consapevolezza della propria lingua di minoranza è importantissimo. È importantissimo per andare avanti. E cosa vuol dire? Vuol dire tante cose. Mi fermo elencandole solo tre. Credere negli effetti positivi dell'educazione anche con una lingua di minoranza, credere che anche una lingua di minoranza porta gli stessi effetti di tipo sociale, di tipo culturale, immediatamente economico no, ma si può pensare anche agli effetti di tipo economico. Non restare attaccati a un ideale di lingua di minoranza pura così come era una volta, essere aperti al contatto linguistico, essere aperti al contatto linguistico che è solo che permette vitalità e dinamismo della lingua. E infine, qui mi ricordo che qualche mese fa ho usato lo stesso invito, lo ripeto, usare la propria lingua, come dice il minority self-back, anywhere, anytime, in all possible context, sempre, sempre, sempre. È difficile quando si sa che i parlanti sono in minoranza, sono convinta che i parlanti di una lingua di minoranza anche qui sono in minoranza. Quindi è difficile usare questa lingua in questo contesto, però io invito ancora una volta a una progettualità forte per poter usare tanto questa lingua in tanti contesti. E con ciò finisco e vi auguro due giornate di fruttuoso lavoro e discussione e di progettualità. Prego, Presidente. Anche Andrea Senola, unta in due temi in Ninja Toy, in Zizzo, Ninja Culture Institute e Palai. I primi verinci di Andrea Sembrai, mezzo vino in Brasile, un vittime in tre. Un di primi di Barcaro Padonca, per l'Università Patrie, sono stati in Zizzo, Ninja Culture Institute, e noi siamo tre. Ci tenevo a portare un saluto nella nostra lingua, nella nostra madrelingua, e niente, io saluto tutti e vi do un grande benvenuto nella nostra valle del Fersina, in particolare nella sede del nostro istituto culturale Papalù. È per noi sicuramente un grande onore oggi poter ospitare questo importante convegno qua nella nostra realtà, in particolare proprio nella sede del nostro istituto di cultura. E io ringrazio innanzitutto l'Università di Trento, in particolare il professor Toniati, per aver scelto come locandina anche per questo incontro proprio la sede del nostro istituto culturale. Sì. E ringrazio tutte le autorità intervenute e i rappresentanti delle varie istituzioni.
particolare ringrazio le autorità polinomiose linguistiche presenti, il presidente Palaura. Ringrazio il sindaco di Paglione Cessina, Stefano Molter, qua presente, e il consigliere provinciale Walter Schweider. Inoltre ringrazio il servizio minoranze linguistiche della provincia di Trento, con la nostra dirigente, la dottoressa De Francesco, per il sostegno e che dà la nostra istituzione, al nostro istituto di cultura, e anche analogamente il servizio minoranze linguistiche anche della regione. In particolare mi fa piacere e voglio salutare anche il Sindaco Camper della regione, che per anni diciamo, segue e ha seguito con particolare attenzione la nostra realtà, minoranza, proprio anche al di fuori di quello che è l'aspetto istituzionale, ma proprio con amicizia, mi permetto di dire veramente. E sono contento diciamo, che oggi sia fatto di noi. E inoltre ringrazio il professore e senatore Palermo, qua al mio fianco, che onore della sua presenza, e non voglio dimenticare nessun altro, perché non conosco, insomma, si saluto cordialmente, ecco. E diciamo, la cultura di minoranza non è soltanto ricerca storica o ricerca linguistica, ma è anche diciamo, andare a fare un'analisi da un punto di vista normativo e giuridico di quelle che sono attualmente diciamo, le possibilità in vigore per queste realtà di minoranza. E per questo diciamo, sono veramente interessato oggi a poter partecipare in questi due giorni, insomma, con esperti in materia, quali sono appunto, tutte le persone intervenute in questo convegno. Ecco, sicuramente rivolgo un saluto particolare a tutti i rappresentanti delle varie università intervenute, anche quella di Trento e anche l'università diciamo, fuori dall'ambito nostro, insomma. E in particolare ringrazio anche la professoressa Cordin, qua a mio fianco, perché già da diversi anni abbiamo istituito con l'Università di Trento una stretta collaborazione, insomma, anche nell'ambito dell'insegnamento della lingua e dello studio della lingua. In particolare l'anno scorso, come ricordava anche la professoressa, è partito un progetto proprio specifico che riguarda l'alta formazione, proprio da lei voluto e portato avanti, insomma, no, dalla comunità, dalla minoranza, poi lo è sempre importante comunque avere anche un punto di riferimento poi all'interno delle istituzioni, insomma, ecco, che si fa promotore ecco, dei progetti, insomma, delle comunità, insomma. E abbiamo visto che è molto partecipato anche per quello che è la piccola nostra realtà, diciamo che sicuramente in confronto magari della realtà latina è molto ridimensionata, diciamo, però per noi è stata una grande conquista, insomma, veramente, ecco, e speriamo di vederne insomma, i frutti insomma, in futuro. Ecco. E io non mi dilungo oltre anche perché in termini giuridici non è che sono molto, molto competente, molto ferrato, quindi non voglio rubare spazio a chi diciamo, ha più voce in capitolo di me. E veramente vi auguro col cuore insomma, un proficuo lavoro in queste due giornate e una buona permanenza nella nostra valle, anche nonostante il tempo esatto. Quindi niente, non voglio aver dimenticato nessuno e vi ringrazio e buon lavoro ancora. Per ogni paese è stata assegnata una quota
La quota dell'Italia è pari sia a 52 o 56, 56. 55, 50. Sopra 50 siamo sui 6.000 e dobbiamo trovare le firme entro il 3 di aprile. Quindi c'è un mese, non è complicato se la notizia gira, è molto facile, diciamo, sottoscrivere. Altri paesi, a quanto mi risulta, hanno già raggiunto la loro quota, due in particolare. Se noi ce la facciamo, non è detto che l'iniziativa parta, perché bisogna essere in 7 paesi dell'Unione Europea. Quindi, ricordato questo, darei la parola subito al professor Roberto Togliatti e, se voi guardate la locandina, grazie, quando uno ha i capelli bianchi purtroppo non queste difficoltà. Sta ricercando la parola mochina, però già non l'aspettavate parecchio, perché qui ce ne sono tre: l'Università di Trento, IA e ASA. Va bene, sono tutte e tre professor Roberto Togliatti. Sotto tre mettite spoglie, quindi è lui l'animatore, è lui l'organizzatore, è lui che l'ha pensato, è lui che la porterà in fondo. Un grazie enorme a chi ci dà la possibilità di approfondire il problema di grosso interesse. A lei, professor Roberto. Bene, grazie mille, professor Marcello Cani. Mi permetta di aggiungere solo una cosa. L'ottimo istituto ha predisposto appena qui fuori una postazione, c'è cioè un computer, un po' lento ma c'è, che consente a chiunque volesse di iscrivere la propria firma già oggi, visto che avevamo bisogno ancora di 50.000 firme, questo è un buon inizio. Io non mi nascondo, forse lo dirò domani al Presidente Rossi, mi farebbe piacere che le 50.000 firme fossero tutte trentine, perché ce lo potremmo anche permettere. Temo però che, e su questo la professoressa Cordina ha estremamente ragione, temo che tra l'indifferenza, la scarsa informazione, se non mi piace chiamarla ignoranza, l'indolenza e quant'altro, nel senso letterale. Nel senso letterale, esattamente. Non arriveremo alle 50.000 firme trentine, ma speriamo almeno che le firme possano essere raccolte. Aggiungo solo che non è costume dell'università fare propaganda per iniziative di tipo politico, vi sono due motivi per i quali noi partecipiamo a questa fondazione, innanzitutto perché vogliamo conoscere e comprendersi, secondo perché almeno nella mia percezione, come spero di dimostrare nel corso della relazione, non è nell'interesse dei mochini o dei cimbri queste firme vengono raggiunte, ma nell'interesse dell'Unione Europea. Quindi da questo punto di vista, firmando, facciamo un favore allo sviluppo di qualità dell'Unione Europea come Unione Europea anche di cittadini. Ce n'è bisogno. E ne ha altro che se ne ha bisogno. E vengo allora alla mia redazione, precisando subito che c'è stata una divisione dei compiti. Il professor Palermo, che è il vero esperto della materia, parlerà del quadro europeo in generale, che ovviamente presenta dei dati molto più confortanti e soprattutto consente di fare una valutazione a posteriori dei risultati. Non somiglia, è meglio che l'Unione Europea comunque, no? Consente di esaminare risultati già acquisiti nel corso di questi, diciamo, due decenni. Quindi comunque siamo in epoca recente, mentre l'Unione Europea si sta affacciando appena oggi. E quindi proprio per questo io mi concentro sull'Unione Europea, mentre tutto il quadro più articolato ci verrà dato dal professor Palermo, che tra l'altro, lo dico perché magari non verrà ricordato, è stato detto, è tutto il presidente del comitato degli esperti, che è stato e ancora si sente la mancanza come presidente del comitato degli esperti, che esprime valutazioni sul rispetto della convenzione quadro da parte degli stati membri.
vengo alla mia presentazione. La tutela delle minoranze linguistiche è una componente, diciamo, del mainstream, del contenuto principale del costituzionalismo dell'Europa continentale. E già questa è un'affermazione che richiederebbe una motivazione, ma parto da questa affermazione e rinvio fra un attimo alla dimostrazione. Certo, quello che dico è vero per il continente europeo, non è vero per tutta la tradizione giuridica occidentale. E dico questo, che non fa parte della tradizione giuridica occidentale, perché la tutela delle minoranze linguistiche tuttora deve essere ricostruita in funzione di parametri derogatori rispetto al modello di disciplina degli assetti generali. La norma generale è sempre per la maggioranza: se le minoranze vogliono qualche cosa, devono ottenere una deroga. E quindi capite che la deroga difficilmente può far parte del filone principale di un ordinamento giuridico. Questi assetti generali sono infatti ancora caratterizzati dal modello di quella che negli Stati Uniti con molta efficacia è stata chiamata colorblind constitution, cioè una costituzione daltonica, una costituzione che è cieca sui colori, che non vede i colori. E questo modello di colorblind constitution è rigorosamente rispettoso del principio di uguaglianza formale, conforme ad una concezione individuale dei diritti fondamentali, è non solo indifferente ma addirittura sospettoso rispetto alla configurazione della titolarità di diritti fondamentali in base a parametri di status, ossia di collegamento di un individuo con una collettività, con un gruppo. Perché questi diritti fondamentali attribuiti in base ai criteri di status possono determinare la titolarità dei diritti fondamentali in capo ai gruppi e solo in via mediata agli aderenti ai gruppi, anziché immediatamente ed esclusivamente in capo ad individui. Voglio dirvi però, perché non vorrei lasciare, diciamo, un'ombra negativa su questa tradizione costituzionale occidentale e del concetto di colorblind constitution. Questa è un'espressione che è stata usata nell'opinione di un giudice dissenziente della Corte Suprema degli Stati Uniti, quando la Corte Suprema degli Stati Uniti nel 1896, in uno stranoto caso Plessy versus Ferguson, ha sostenuto che separato non vuol dire disuguale. E quindi le scuole discriminate, le scuole segregate, non erano di per sé indicatore di una inferiorità di una delle due scuole, anche le scuole dei bianchi e le scuole dei neri, e presumibile che la scuola di qualità inferiore fosse quella dei neri. E la Corte ha detto: va bene, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che secondo la Corte Suprema, secondo la maggioranza dei giudici, la Costituzione vede i colori e non fa discendere da questi colori e dalla loro separatezza delle conseguenze negative. Mentre il giudice Harlan, il quale ha detto, ho fatto una traduzione immediata del testo, la razza bianca si considera la razza dominante in questo paese, e così è, in prestigio, risultati, istruzione, ricchezza e potere. E io non dubito che continuerà ad esserlo a lungo, ma agli occhi della Costituzione, agli occhi della legge, in questo paese non c'è nessun superiore, nessuna classe dominante di cittadini. Qui non esiste alcuna casta, there is no caste here. La nostra Costituzione is colorblind, non vede i colori, e non conosce né tollera classi fra i cittadini. Usa questa parola, le caste dei classi. Quindi vedete come in questo modo la colorblind constitution in realtà era uno strumento di emancipazione degli ex schiavi, e il principio di uguaglianza formale non deve essere demonizzato come spesso oggi viene, soprattutto da parte degli studenti di giurisprudenza, perché dicono: e
eguaglianza meramente formale, come se l'eguaglianza formale fosse poca cosa, invece nasce tutto lì, ma evidentemente non è sufficiente. La tutela, a mio giudizio, la tutela delle minoranze linguistiche non va sempre solo sistematicamente inquadrata nella categoria retta ispirata dal principio di eguaglianza sostanziale, ancorché la ratio dell'eguaglianza sostanziale condivida in parte la ratio della tutela delle minoranze, intanto in quanto la mancanza di norme potrebbe venire classificata alla stregua di una discriminazione normativa indiretta, ovvero come una discriminazione di fatto. In realtà, a mio giudizio, la disciplina dell'uso della lingua minoritaria può ben inquadrarsi nel contesto dell'eguaglianza formale ancorché differenziata. Cioè l'eguaglianza formale non vuol dire eguaglianza uniforme. L'eguaglianza formale è una concezione dell'eguaglianza che può essere differenziata. Per esempio, il diritto all'uso della lingua mochena per un individuo mocheno è formalmente uguale al diritto all'uso della lingua italiana per un individuo italofono. In entrambi i casi si tratta in realtà del diritto all'uso della propria lingua o della lingua materna, quindi l'uso della lingua mochena non è garantito dall'eguaglianza sostanziale, ma dell'eguaglianza formale tenuto conto della diversità linguistica di chi esercita quel diritto. Quindi la categoria dell'eguaglianza formale, ancorché differenziata, intanto in quanto sollecita interventi normativi propri, ad hoc, derogatori rispetto alle discipline generali, richiede di essere esplicitata. Certo, il giurista la può anche ricavare in via interpretativa da precetti impliciti, ma richiede normalmente di essere esplicitata, e questa circostanza viene normalmente assimilata ad una situazione regolata dal principio di eguaglianza sostanziale. Questo in realtà avviene, a mio giudizio, solo in relazione a norme di favore per le minoranze che tutelano contro le discriminazioni positive, o meglio, che tutelano attraverso la previsione di discriminazioni positive pregresse esperienze di discriminazioni negative. Di conseguenza, un apparato normativo che disciplini nel dettaglio forme e contenuti della tutela dei diritti delle minoranze linguistiche richiede il sostegno di un fondamento costituzionale, ossia di una norma di efficacia superiore che non impedisca, ovvero consenta, ovvero che imponga la presenza di tale disciplina di tutela. Mi sembra che vi sia, diciamo, una graduazione dei possibili modi attraverso i quali il diritto si pone nei confronti delle esigenze di tutela. Applicando questa visione metodologica, ma anche di sostanza, al nostro settore, si tratterà pertanto in primo luogo di individuare nel diritto primario dell'Unione Europea il fondamento normativo di legittimità rispetto alla disciplina di tutela dei qua. Quindi il fondamento normativo che non impedisca, ovvero che consenta, di qualificare l'intensità della portata prescrittiva di tale fondamento normativo rispetto alla configurazione della sua attuazione, distinguendo fra, ripeto, il non impedimento, la legittimità, ovvero l'obbligatorietà, ossia l'assunzione tra i fini, l'assunzione della tutela delle minoranze linguistiche fra le finalità istituzionali dell'ordinamento dell'Unione Europea. Dico subito che quest'ultima situazione del giudizio non si presenta. Quindi manca nell'ordinamento dell'Unione Europea la premessa e il grado di tutela più intensa, più efficace per le minoranze linguistiche. E quindi bisognerà abbassare in un certo senso la mira e cercare di verificare se l'ordinamento dell'Unione Europea impedisca la tutela delle minoranze oppure la consenta, senza però assumerla come propria finalità istituzionale. Ecco. Io direi che siamo in una situazione intermedia, cioè l'ordinamento dell'Unione Europea non impedisce, salvo per alcune considerazioni che farò, non impedisce la tutela delle minoranze linguistiche, ma la legittima, e la legittima in
una serie di circostanze. Sentite che a questo punto di fare non un propagandista ma di anticipare le conclusioni del ragionamento, a mio giudizio la costruzione tecnica, altamente tecnica, dei settori nei quali le firme dei cittadini potrebbero indurre l'Unione Europea a produrre norme di tutela è studiata molto bene proprio perché individua dei settori nei quali non c'è impedimento, non c'è obbligo, ma certamente esiste un fondamento di legittimità. E dico subito, lo svilupperò appena seguo, che l'Unione Europea è più che tutelare le minoranze linguistiche degli Stati membri e negli Stati membri, si preoccupa di individuare le proprie minoranze linguistiche. Le proprie minoranze linguistiche paradossalmente possono essere considerate i popoli degli Stati membri, ma quali popoli? Le maggioranze linguistiche dei popoli degli Stati membri. Cioè, gli italiani sarebbero minoranza linguistica dell'Unione Europea, gli sloveni sarebbero minoranza linguistica dell'Unione Europea, altrettanto gli spagnoli, persino i britannici sarebbero minoranza linguistica a stretto rigore dell'ordinamento dell'Unione Europea. E poi queste, tra virgolette, minoranze linguistiche degli Stati membri, non arriverei neanche a chiamare minoranze linguistiche nazionali per motivi che vi dirò fra un po', sono tutelate in maniera molto forte da un esplicito divieto di discriminazione per motivi di cittadinanza. Fra tutti i motivi che vi sono, addirittura nella Carta dei diritti fondamentali, c'è una disposizione che tutela contro la discriminazione per tutti i fattori discriminatori possibili e immaginabili, e poi c'è un'altra disposizione che disciplina proprio il principio di non discriminazione per motivi di cittadinanza. Il problema qual è? È che lo sloveno, un cittadino italiano, è tutelato in quanto cittadino italiano, non in quanto parlante la lingua sloveno. E questo evidentemente pone una serie di problemi. Ancora, l'Unione Europea si pone problemi di altre minoranze, per esempio gli stranieri, i cittadini di stati terzi che hanno un permesso di residenza per lungo periodo. Queste sono delle minoranze che hanno una diretta rilevanza. In altre parole, l'Unione Europea non ha incorporato al proprio interno e in quanto tali le minoranze linguistiche degli e negli Stati membri. Sono i popoli degli Stati membri che possono essere considerati come minoranze linguistiche della e nella Unione Europea. Rispetto a quest'ultimo dato occorre analizzare il regime plurilinguistico dell'Unione Europea, partendo dal regolamento del 1957, e successive evoluzioni, che con il sostegno della giurisprudenza della Corte di Giustizia hanno prodotto un assetto selettivo e differenziato rispetto al requisito del plurilinguismo generale. Ancora, teniamo presente che per quanto riguarda le minoranze linguistiche in senso proprio, manca una norma, come dicevo, che imponga l'obbligatorietà della tutela, come per esempio l'articolo 6 della Costituzione italiana, e manca una norma che, peraltro manca anche una norma che lo impedisca. Salto per motivi di brevità la ricostruzione dell'eguaglianza formale quale paradigma dominante della tutela dei diritti fondamentali nella situazione in giuridica civiltà. Ricordo solo brevissimamente che il paradigma dominante del secolo XIX, prima metà del secolo XX, è stata la costruzione dello Stato di Nazione, con l'obiettivo principale, dalla pace di Augusta in avanti, di avere un assetto fondato su un popolo, una nazione, una religione, una lingua. E ricordiamo che rispetto a questo paradigma dominante, certamente non si giustifica, ma si fondano quegli orientamenti di polizia etnica violenta, che abbiamo conosciuto anche di recente, o anche quei regimi di opzioni volontarie che sono fra diciamo, le misure più odiose e più vergognose che abbiamo sperimentato anche in questo territorio. Nella seconda metà del secolo scorso è stata la questione razziale
rispetto all'accordo Blank Constitution, che in alcuni ordinamenti, soprattutto negli Stati Uniti, ma poi anche nell'Unione Europea, hanno posto problemi di tutela. Poi c'è stata la questione di genere, e solo in ultima analisi arriviamo, diciamo, ad una questione legata alle minoranze nazionali. Siamo certamente dopo la prima guerra mondiale, forse solo la Finlandia aveva affrontato il problema, ma relativamente l'isoletta di Åland, Costituzione italiana del 48, che però ha dovuto aspettare il 1999 per avere una legge di tutela delle 14 minoranze linguistiche, fra cui anche le isole germanofone. Il Belgio del 1973 ha avviato una prima stagione di riconoscimento del plurilinguismo in maniera effettiva, Spagna del 78, poi evidentemente tutti gli ordinamenti dell'Europa centrale e orientale e soprattutto sud-orientale. A questo punto, fra l'altro, e mi riallaccio quanto diceva il professor Cortina a proposito della diversità, la questione linguistica in senso stretto si è ampliata come prospettiva ed è diventata la questione dell'identità. L'identità linguistica è una componente significativa, ma non esclusiva, dell'identità culturale, ma certamente il punto di approdo di questa evoluzione è quello in base al quale il diritto delle diversità e il diritto alla diversità è oggi la declinazione corrente dell'eguaglianza formale. Ed è per questo che dicevo che almeno sul continente europeo possiamo parlare della tutela delle minoranze linguistiche come parte del mainstream del costituzionalismo. Anche qui, per motivi di tempo, voglio abbreviare, ma anche nel campo del diritto internazionale possiamo osservare un'evoluzione che in realtà nasce dai trattati immediatamente dopo la prima guerra mondiale, nasce dall'articolo 27 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e da quello sui diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite nel 66, che solo nel 77 è entrato in vigore e che arriva, si ricongiunge poi con la dichiarazione dei diritti dei popoli indigeni del 2007. Poca roba, comunque mancano strumenti giurisdizionali di tutela. Il vero motore di questa dinamica è stato il Consiglio d'Europa. È stato il Consiglio d'Europa che nel 1992 ha adottato la Carta Europea sulle lingue regionali minoritarie, che la Repubblica Italiana non ha ratificato, mentre nel 1995 ha adottato la Convenzione Quadro per la protezione delle minoranze nazionali, che invece l'Italia ha adottato e reso esecutivo. Questa convenzione, ma ne parlerà il vero esperto, come dicevo prima, il mio amico Francesco Palermo, ha grandi risultati, e uno grande risultato, a mio giudizio, si vede nell'articolo 1, perché si formalizza che per gli stati del Consiglio d'Europa che hanno sottoscritto questa convenzione, si dice testualmente: i diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali forma parte integrante della protezione internazionale dei diritti dell'uomo. Ed è il capitolo, direi, di più alto profilo che la comunità internazionale è stata in grado di esistere, ed è particolarmente importante perché riconoscere che i diritti delle minoranze sono diritti dell'uomo impedisce di contrapporre la sovranità nazionale rispetto agli altri stati che si preoccupano della condizione dei diritti dell'uomo e dei diritti delle minoranze, che è quello che normalmente fa la Cina, per esempio. In questo contesto, passiamo nel 94, non dimentichiamoci che questo è stato il secolo, soprattutto delle guerre, scusate, il decennio delle guerre balcaniche. E non a caso, nella prima riunione di capi di Stato del Consiglio d'Europa a Vienna, si è adottato una dichiarazione che ha un concetto, secondo me, ancora molto importante, che è quello di sicurezza democratica. In particolare, proprio la tutela dei diritti fondamentali delle minoranze si inserisce in una visione in base alla quale la sicurezza del continente non tollera che le minoranze non siano tutelate. E quindi non solamente che non siano sottoposte a misure di polizia etnica e quant'altro, ma che non siano più tutelate. Però
voi capite che questo concetto di sicurezza democratica è pur sempre legato alla patologia dell'emergenza, non è ancora diciamo radicato in una dimensione invece fisiologica come è nel processo evolutivo del diritto costituzionale. Stesse considerazioni, non mi fermo qui, si possono fare anche per il diritto internazionale soft, non solamente per i trattati, ma anche per tutte quelle dichiarazioni, risoluzioni, raccomandazioni e adozioni che soprattutto nell'ambito della OSCE sono state adottate e hanno accompagnato i criteri di transizione democratica dei paesi di quell'area. E in questo stesso filone rientrano i criteri di Copenaghen che hanno fatto espresso, quindi siamo nel 99, espresso riferimento alla tutela delle minoranze fra gli standard europei e gli stati candidati all'ingresso dell'Unione Europea dovevano soddisfare. Quindi c'è stata questa evoluzione, ma vedete molto difficile, molto lenta, graduale e soprattutto recente. Per dire che vi è stato un cambiamento di paradigma, a mio giudizio, dobbiamo vedere un radicamento di questa transizione recente, significativa recente. E quanto questo radicamento sia un po' precario, come i laboratori del CNR, citerò, vorrei fare insieme a voi una rapida ricognizione delle disposizioni del Trattato sull'Unione Europea, delle fonti primarie del diritto costituzionale dell'Unione Europea, per capire quante incertezze vi sono. Articolo 2, già il fatto che sia il 2 è importante. L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto, del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Benissimo, perché si dice che sono i valori dell'Unione Europea, non è che dalla proclamazione di un lavoro, di un valore discenda automaticamente la titolarità di un diritto. E poi, mi permetto di dire, si dice persone appartenenti a minoranze. Allora, possono essere minoranze religiose, possono essere minoranze politiche, minoranze extraparlamentari, minoranze di orientamento sessuale. Non è detto che siano necessariamente minoranze linguistiche. Quindi un linguaggio non chiaro quanto ci piacerebbe. Certo, della Convenzione Quadro del Consiglio d'Europa, proprio per evitare i diritti collettivi, si parla anche in quella sede dei diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali. Quindi che anche l'articolo 2 del TUE dica appartenente a minoranze nazionali può dare un'assonanza che però non è, diciamo, piena coincidenza, almeno dal punto di vista testuale. Ma il contesto c'è, perché poi la disposizione continua dicendo questi valori sono comuni agli Stati membri di una società caratterizzata da pluralismo linguistico, culturale, dalla non discriminazione contro le minoranze linguistiche, dalla tolleranza per le minoranze linguistiche, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. Benissimo, ma tutto questo è il risultato dell'interpretazione, di un'interpretazione ragionevole, di un'interpretazione sistematica, ma pur sempre con tutti i rischi, se volete, dell'interpretazione. Gli avvocati in questa sala capiscono bene, anche se sono avvocati del lavoro, anzi forse ancora di più se sono avvocati del lavoro. Articolo 3. L'Unione si prefigge di promuovere la pace e i suoi valori. Questo va benissimo per la sicurezza democratica, ma ripeto, è l'emergenza, non è la fisiologia. L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni, perfetto, ma poi dice e promuove la giustizia delle situazioni sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore. Ottime cose, ma le minoranze linguistiche non ci sono. Essa rispetta la ricchezza della sua diversità, cioè dell'Unione Europea, diversità culturale e linguistica, e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo. Ottimo, ma può essere il patrimonio culturale europeo degli Stati membri dell'Unione Europea, non necessariamente delle minoranze linguistiche all'interno degli Stati membri. Articolo 4. L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale, insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale,
compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Allora, qualora il sistema delle autonomie locali e regionali sia condizionato dalla concomitante tutela di minoranze linguistiche, pensiamo al CTO, tale elemento rientra, anche se magari non sempre il governo italiano sarebbe d'accordo, nella identità nazionale della Repubblica Italiana, che l'Unione deve rispettare, almeno sotto il profilo istituzionale, non necessariamente anche le competenze, ma sotto il profilo della, direttamente rilevante per le minoranze linguistiche. L'articolo 6 rinvia la Carta dei diritti fondamentali. Abbiamo tutto un titolo terzo che comprende 6 o 7 disposizioni dedicate all'uguaglianza. Si parte dicendo che tutte le persone sono uguali davanti alla legge, appunto uguaglianza formale. C'è un articolo 22 secondo il quale l'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa, linguistica. E qui io direi fochino, ma rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica, a parte che vorrei ben vedere che non rispettasse, ma rispetta vuol dire che nascono diritti fondamentali azionabili di fronte al giudice? Rispetta, tra l'altro rispetta implica anche quasi un atteggiamento passivo, non implica. Finalmente però, che l'ho saltato apposta, c'è l'articolo 21, principio di non discriminazione, e qui finalmente si parla di evitare qualsiasi forma di discriminazione fondata in particolare sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione, le convenzioni personali, le opinioni politiche di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Allora, a parte il fatto che, essendo questa la mia conoscenza, l'elencazione più lunga e dettagliata dei parametri di discriminazione, la più lunga e la più dettagliata, ottima cosa, ma se si fossero dimenticati le minoranze nazionali, sarebbe stato veramente il colmo dei colmi. Per cui, comunque, il fondamento testuale c'è. C'è contro, o meglio, c'è rispetto al divieto di discriminazione. Il che evidentemente costituisce una faccia di una medaglia, ma non è ancora una tutela, ma non è ancora certamente una tutela collegata ad una promozione, non è ancora una tutela legata ai diritti delle minoranze, diritti a non essere discriminati. Tenete presente anche questo, che solo in relazione a 2 fattori di discriminazione la Carta dei diritti fondamentali prevede, diciamo, delle misure di discriminazione positiva, cioè le donne, da dove si dice il principio della parità, non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato, e qui siamo in pieno dell'eguaglianza sostanziale, dopo le considerazioni che faccio all'inizio, e lo stesso articolo 26, inserimento delle persone con disabilità. Ecco, anche nel preambolo della Carta dei diritti fondamentali non si va oltre il riconoscimento della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli d'Europa e dell'identità nazionale degli Stati membri. Quali sono i popoli d'Europa? I Mocheni, i Cimbri e i Latini sono popoli d'Europa o i popoli d'Europa sono gli italiani, gli sloveni, gli spagnoli e i portoghesi? Io temo che questa seconda sia la risposta corretta. Cioè, ripeto, non vi sono elementi per ritenere che la nozione di minoranze linguistiche all'interno degli Stati si siano trasferite anche nell'ordinamento dell'Unione Europea. Cito ancora, scusate la lunghezza, ma è giusto per farvi capire quanto questa materia richieda analisi e riflessione. Nel preambolo della Convenzione, della Carta Europea dei diritti fondamentali, si citano alcune convenzioni, la convenzione per la CEDU per i diritti dell'uomo, si citano le carte sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, non si cita la convenzione quadro per la tutela delle minoranze nazionali, e non vi nascondo che l'adesione da parte dell'Unione Europea alla convenzione quadro sarebbe forse uno strumento da
sta assecondando, tranne che nel testo della Convenzione, quando si dice che è una convenzione fra Stati, e laddove la Convenzione europea per i diritti dell'uomo ha voluto corrispondere al desiderio, addirittura al dovere dell'Unione europea di aderire, ha modificato con il protocollo 14 proprio la propria configurazione come, come associazione di Stati e Unione europea. Insomma, ecco, certamente l'articolo 7 che sanziona violazioni sistematiche dei diritti fondamentali sarebbe applicato in relazione a pulizie etniche, in relazione a regimi di opzioni, come dicevo prima, anche l'articolo 49 per i nuovi membri, per i candidati, prescrive l'obbligo di rispetto dell'articolo 2, dove si parla di diritti delle minoranze senza criticare le minoranze nazionali. Insomma, certamente la tutela, anzi, certamente il rispetto delle minoranze linguistiche degli Stati membri rappresenta un valore dell'ordinamento europeo, non rappresenta un obbligo di assunzione della tutela in via diretta. La stessa qualificazione della tutela dei diritti delle minoranze linguistiche nell'ambito delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri non è così agevole, se non altro perché vi sono almeno due Stati, cioè la Francia e la Grecia, che sono assolutamente refrattarie a riconoscere diritti di questo tipo, per cui non è molto facile. Ecco, si trovare una norma, ripeto, che va dal di là della predisposizione di un contesto che legittima misure di tutela dei diritti fondamentali, però non attraverso strumenti di eguaglianza sostanziale, ma nell'ambito dell'eguaglianza formale differenziata, come dicevo in apertura. Abbiamo una serie di casi giurisprudenziali interessanti che riconoscono, diciamo, il pluralismo linguistico, e il caso Mucci, il caso di Franzi, il caso Angonese, il caso della Anita Gröner, momento in particolare, perché non portano questi casi non portano direttamente luce sulla nostra prospettiva, e quindi concludo proprio rilevando, come avevo già fatto in apertura, che questo è il punto di arrivo della mia riflessione. La protezione è un valore, la tutela non è un obbligo, la tutela non viola dei parametri. È importante allora mettere in evidenza questo, che la tutela è legittima in tanto in quanto contestualizzata in talune aree. Non entro nell'indicazione di queste aree, perché questa è materia sia della relazione di Esther Apach sia dell'onorevole Alfrader, che ci raggiungerà dalla seconda parte della mattinata, ma il mio giudizio è che appunto in questi casi vi sia una corrispondenza fra ciò che il Trattato dell'Unione Europea, la Carta dei diritti fondamentali legittima, e ciò che si può fare. E io dico, se si può fare, si deve fare. Grazie. Grazie davvero per tutti questi dati, per questo studio analitico che ci consente quindi di non fare noi, ma di partire dai risultati che tu ci hai indicato. Adesso, professor Palermo, a lei. Dopo mi si dice che si interrompe per 10 minuti, un quarto d'ora, se dice sempre così, a prendere un caffè, ma invece che prenderlo qui si va alla Stella Alpina, perché siccome l'ho fatto là, va bene, a due passi, va bene, e poi si ritorna là. Quindi 10 minuti credo se veramente però c'è la sospensione. Prego. Bene, grazie al professor Calli, grazie a tutti per l'invito, un saluto a tutti quanti, veramente un piacere, un onore. Questo annuncio anticipato della pausa caffè mi mette un po' di pressione temporale, quindi cercherò di essere sufficientemente comprensivo delle esigenze della minoranza e della maggioranza che deve, appartenendo alla minoranza che non lo fa, quindi va benissimo. È molto
introduzione concettuale fatta dal professor Tonianti, perché ha dato un po' il quadro complessivo della situazione e soprattutto ha messo in evidenza alcune delle lacune concettuali che impediscono, e io cercherò di sviluppare proprio questo filone di ragionamento, una efficace tutela delle minoranze anche e soprattutto a livello dell'ordinamento dell'Unione Europea, specie, ma poi riprenderò questo filone di ragionamento, per l'equivoco da lui molto ben sottolineato tra le popolazioni maggioritarie degli Stati e le minoranze, che intanto eventualmente si potranno trovare ad essere protette in un contesto dell'Unione Europea, in quanto facciano riferimento o alla popolazione maggioritaria intesa in senso etnico nazionale degli Stati, o alla maggioranza intesa in senso etnico nazionale di un altro Stato di riferimento. Il che evidentemente, e questa è una delle tesi sottostanti che vi vorrò proporre, limita la protezione delle minoranze soltanto delle minoranze forti e o a coloro che possano godere di una protezione da parte degli stati di riferimento, dei King States, con buona pace delle minoranze più piccole, più in difficoltà, qui ne abbiamo un esempio, che invece si trovano a correre dei forti rischi di assimilazione. Non per fortuna nella provincia di Trento, grazie all'attività forte che avanti nel tempo, che il presidente dell'AI che saluto, ma evidentemente in altri territori che hanno minore attenzione alle minoranze più piccole il problema si pone in maniera abbastanza marcata. Dunque, come aveva già accennato Roberto Tonianti, la mia parte invece si sofferma soprattutto sulla evoluzione e per quanto mi riguarda anche sulla obsolescenza degli strumenti di diritto internazionale non sovranazionale europeo per quanto riguarda la tutela delle minoranze, che presentano un elemento molto interessante e anche abbastanza preoccupante. Da un lato la grande rapidità e intensità della promozione che si è sviluppata nell'ordinamento internazionale nell'arco di un tempo piuttosto breve, ma dall'altro lato la sua altrettanto rapida obsolescenza nel corso di relativamente pochi anni, per cui oggi ci troviamo in una situazione di uno strumentario ampio e sviluppato che però palesa tutte le sue difficoltà concettuali, per le quali mi riferisco alla relazione che mi ha preceduto. Questo mi porta a delle riflessioni sui problemi che oggi si incontrano per la tutela internazionale dei diritti delle minoranze e anche sulla potenzialità e sui limiti che cercherò anche di evidenziare di uno strumentario eventuale dell'Unione Europea, compreso appunto l'iniziativa Minority Safe Act di cui parliamo quest'oggi. La mia relazione quindi si concentra essenzialmente su due punti. Prima passerò in rassegna brevemente gli strumenti internazionali, sovranazionali, la loro evoluzione e involuzione soprattutto, e poi mi soffermo sulle sfide attuali che dal mio punto di vista sono pericolosamente sottovalutate da parte delle organizzazioni internazionali medesime, per non parlare degli stati che sono parte di questi organismi, e anche sulla adeguatezza, eventualmente inadeguatezza di questi strumenti. Mi dispiace perché il sottolineante aveva detto che avrei dato un quadro un pochino più positivo, non credo che alla fine darò un quadro particolarmente molto più positivo, anzi è abbastanza fosco, soprattutto nella prospettiva delle organizzazioni internazionali, e la tesi fondamentale che vi proporrò è che paradossalmente oggi le minoranze linguistiche o nazionali, a seconda della definizione, non sono mai state così protette in termini di strumenti a disposizione per la loro tutela. Mi riferisco in particolare allo strumento internazionale, ma non solo, perché se guardiamo le legislazioni nazionali è così in moltissimi paesi, ma allo stesso tempo mai così a rischio, almeno alcune delle minoranze. E questo
crea un problema con riferimento evidentemente alla qualità degli strumenti. Bene, come molti sapranno, il sistema internazionale di tutela dei diritti delle minoranze nasce essenzialmente a partire dall'emergenza degli anni 90. Prima non c'era sostanzialmente nulla se non un vago e generico articolo 27 del patto sui diritti civili e politici, che però si limitava ad un piano estremamente generico e non implementabile nella prassi, e un approccio basato sulla uguaglianza formale, con i limiti però evidenziati prima da Roberto Cognetti. Poi con l'esplosione delle diverse crisi nell'Europa orientale e sudorientale, c'è stato un susseguirsi di sviluppo di strumenti a livello delle diverse organizzazioni internazionali, dalle Nazioni Unite al Consiglio d'Europa all'OSCE, e in piccola parte successivamente a partire dai criteri di Copenaghen del 93 anche dell'Unione Europea. I due concetti, adesso non sto a ripercorrere tutti questi strumenti, immagino i più assolutamente noti, i due concetti che sono andati insieme, che hanno rappresentato la forza di questi strumenti negli anni 90, sono stati da un lato la sicurezza democratica, ossia la considerazione da parte degli stati che le minoranze potessero, se visto in termini negativi, rappresentare una minaccia per la sicurezza stessa degli stati, se visto in termini positivi, la mancata tutela delle minoranze avrebbe potuto rappresentare anche un pericolo per la stessa sopravvivenza degli stati, e si vedeva sotto gli occhi di tutti con le crisi nel blocco ex comunista. Dall'altro lato, a fianco alla sicurezza, i diritti umani e il collegamento forte tra diritti delle minoranze e diritti umani generali e universali. In questo modo si è stati capaci di stabilire che la tutela dei diritti delle minoranze era da un lato un obbligo internazionale non negoziabile, proprio perché collegato ai diritti umani, e dall'altro lato un interesse primario degli stati. E fare appello agli interessi normalmente, ahimè, ha una maggiore efficacia che fare appello agli obblighi e soprattutto ai diritti umani. E questo negli anni 90 ha consentito di ingenerare una dinamica estremamente positiva, per cui gli stati vedevano sostanzialmente un proprio interesse primario nella tutela dei diritti delle minoranze. E lì si è sviluppato un forte strumentario internazionale, ma anche nelle legislazioni dei diversi stati europei in particolare, che hanno appunto creato quasi dal nulla un apparato di tutela dei diritti che è sostanzialmente molto importante e rimarcato. Perché hanno avuto anche molto effetto? Qui c'è una dinamica esterna dell'Unione Europea, perché per molti di questi paesi c'era anche la prospettiva dell'adesione all'Unione Europea, che ricordiamo negli anni 90, se erano passati secoli, era ancora, pensate un po', una prospettiva attraente e interessante. Vista con gli occhi di oggi, purtroppo le cose sono abbastanza diverse. Per cui molti paesi non soltanto vedevano nella tutela delle minoranze un interesse per la propria sicurezza, la propria intesa, ahimè, purtroppo spesso anche delle maggioranze, ma anche una strada maestra per arrivare all'adesione all'Unione Europea. Per molti effettivamente questo è stato un canale di condizionalità molto forte, la cui poi reale onestà, ahimè, si è vista anche successivamente, perché molti di questi paesi, quasi in reazione a questa forte condizionalità subita prima, soprattutto parlo dei paesi che hanno aderito all'Unione Europea nell'ondata del 2004, in parte del 2007, e poi arrivo al caso della Croazia, che secondo me è emblematico, nel 2013, hanno in realtà immediatamente voltato pagina, cambiato politica nei confronti proprio delle minoranze, soprattutto dopo aver, diciamo così, passato l'esame della condizionalità europea. Purtroppo, appunto,
processi e le intenzioni sono difficili da fare prima, ma è abbastanza facile poi da vedere dopo, e non c'è bisogno che faccia la lista dei paesi. L'Unione Europea, appunto, oltre ad avere avuto questo forte ruolo di condizionamento politico, ma anche molto molto tecnico e concreto, perché come tutti sanno i negoziati per l'adesione vanno per capitoli, e tra i vari capitoli c'è sempre il capitolo dei diritti fondamentali, compresi i diritti delle minoranze, ritorno all'aggancio che era stato menzionato prima, e di conseguenza venivano scrutinati molto nel dettaglio gli strumenti che i diversi ordinamenti mettevano in atto per la tutela delle minoranze. Non bastava una semplice dichiarazione di adesione a certi principi, ma servivano politiche e normative molto specifiche che venivano puntualmente verificate dall'Unione Europea per monitorare i diversi gradi di avvicinamento alla visione dell'Unione Europea. Inoltre l'Unione Europea, pur non avendo degli strumenti propri molto importanti, è riuscita a fare un'altra cosa che ha menzionato prima il professor Tognanti, ossia passare dalla fase della, appunto, soltanto non impedimento, che era già implicito fin dall'inizio, ma anche a quella della legittimità. E qui il caso di Belfrance è particolarmente interessante, perché la Corte di Giustizia ha stabilito expressis verbis che la tutela delle minoranze non soltanto non è proibita, ci mancherebbe altro evidentemente dalle normative europee, ma è un obiettivo legittimo che può essere quindi perseguito con azioni anche positive. Questo è il contesto che si è andato sviluppando non a caso negli anni 90. Con il nuovo secolo e millennio le cose hanno cominciato a cambiare anche in maniera abbastanza rapida. Che cosa è successo? Sono successe delle cose che vanno al di là anche della singola politica riguardante l'Unione Europea, ma che hanno riguardato dei cambiamenti globali. L'11 settembre e l'emergenza terroristica, che ha spostato evidentemente il centro dell'attenzione della sicurezza non già alle minoranze interne nazionali, linguistiche, tradizionali, diciamo, ma a altre forme di, appunto, di minaccia rispetto alla sopravvivenza degli stati. Poi è venuta la crisi finanziaria che ha colpito l'Europa, sicuramente in modo molto diverso, ma comunque in via generalizzata, e quindi di nuovo l'obiettivo è stato più attenzione alla crisi economica, ergo di conseguenza, siccome le minoranze sono spesso viste come un costo, nel momento in cui il costo non si giustifica più, perché insomma le bombe non le mettono più, e allora insomma andiamo piuttosto ad investire altrove i pochi soldi che ci sono. E terza e non ultima, la emergenza, e sottolineo emergenza tra mille virgolette, che secondo me non dovrebbe essere trattata come tale, la questione migratoria, che evidentemente ha non soltanto riportato l'accento nuovo su altre questioni, ma ha anche fortemente collegato con tutti gli errori concettuali e le imprecisioni che ci sono il tema delle minoranze con il tema dell'immigrazione. Punto sul quale torno tra un pochino, perché la questione è ampiamente interessante e anche complessa. È evidente che non può essere paragonato la questione minoranze rispetto alla questione immigrazione, anche con riferimento alle dinamiche della sicurezza democratica, mentre per quanto riguarda gli strumenti a disposizione, beh, lì le cose cambiano un po', perché gli strumenti essenzialmente, come vedremo tra un momento, sono tendenzialmente molto simili. Comunque, fatto sta che questi grandi cambiamenti epocali che hanno caratterizzato soprattutto il primo decennio del nuovo millennio hanno fatto sì che le minoranze fossero da un lato meno centrali, meno interessanti per quanto riguarda la comunità internazionale, dall'altro lato collegate appunto ad altri fenomeni per cui la minaccia poteva essere sempre vista come anche annidiata nella presenza di minoranze. Spesso in molti contesti le minoranze venivano viste come quinte colonne di altri fenomeni di ingerenza di stati stranieri,
perché in qualche caso è stato naturalmente anche vero, non voglio negare che questo fosse, o per quanto riguarda soprattutto le minoranze di tipo religioso, la testa di ponte per quanto riguarda il processo di islamizzazione, cose che abbiamo visto in Albania, in Bosnia, stati molto secolari dove sono arrivati forti investimenti per promuovere la religiosità abbandonata, diciamo, storicamente della popolazione di religione islamica, con forti spinta alla radicalizzazione. Insomma, i problemi indubbiamente ci sono, ma sono stati amplificati moltissimo con riferimento alla potenziale strumentalizzazione delle minoranze. Questo ha portato, tra l'altro, ad una minore influenza delle organizzazioni internazionali e delle loro raccomandazioni. Visto che sono strumenti prevalentemente soft, uno dei problemi con cui, ad esempio, il dato consultivo del Consiglio d'Europa per le minoranze, ma anche quello della Carta delle lingue regionali e minoritarie, si scontrano molto frequentemente, è il fatto di raccomandare delle cose ormai 4-5 volte, perché noi siamo alla fine del quarto ciclo di monitoraggio per quanto riguarda la Convenzione Quadro. In certi stati i problemi sono sempre quelli, sono rimasti, sono stati ampiamente invitati gli stati a porre rimedio con strumenti specifici ad alcuni dei problemi, gli stati non l'hanno fatto. Cosa fai quando hai raccomandato per 5 volte la stessa cosa e non c'è risposta? Questo evidentemente indebolisce molto le organizzazioni internazionali. Il Comitato dei Ministri. Il Comitato dei Ministri ha... Sì, questo prevede, infatti, che questa idea non riesce poi ad avere nessuna efficacia. Esattamente, è proprio così. Lo strumento ci sarebbe, è una violazione teorica degli obblighi internazionali, dopodiché non è giustiziabile e quindi rimane sul piano, diciamo, della moralità più che del diritto. Si è generato anche un clima molto negativo. Perché dobbiamo, alcuni stati, occuparci delle minoranze quando abbiamo, insomma, una serie di altri problemi e abbiamo anche dei problemi territoriali. Un caso interessantissimo è stato una nota verbale che la Spagna alla fine del 2016 ha inviato al Consiglio d'Europa dopo il quarto rapporto di monitoraggio del Consiglio sull'attuazione della Convenzione Quadro in Spagna, che ha abbastanza infastidito il governo spagnolo, dicendo, insomma, ma basta che ci vuole interrompere le scatole con le questioni dei nostri gruppi interni, a parte che catalani e baschi, e qui di nuovo siamo al problema definitorio e al fatto di attaccarsi spesso delle definizioni, loro stessi non vogliono vedersi naturalmente come minoranza nazionale, minoranza è quasi, diciamo, una denunzio, loro sono nazionalità, anzi sappiamo benissimo che in Catalogna non c'è nessun catalano, quindi possiamo anche parlare francamente, ogni tanto vedere da fuori il fatto che si rischia la guerra civile, per una definizione tra nazione versus nazionalità e nessuno sa quale sia la differenza, è ridicolo se non un po' tragico. Chiusa la parentesi, lo Stato spagnolo ha detto, insomma, questi non sono problemi che riguardano la Convenzione Quadro. La Convenzione Quadro si applica soltanto ai Rom, presenti in Spagna, perché questa è la minoranza, il resto non vale. La cosa interessante è che l'Italia fa esattamente la scelta opposta, cioè dice tutti sono minoranza tranne i Rom e i Sinti, che in realtà probabilmente sono la minoranza che più avrebbe bisogno dell'attuazione della convenzione qua. E quindi questo genera naturalmente un atteggiamento molto diversificato da parte degli stati, che riduce l'efficacia di alcuni di questi strumenti. Le minoranze, come dicevo, sono spesso viste come una potenziale minaccia e molti paesi introducono delle leggi che aumentano il sospetto delle minoranze. Pensate a tutte le leggi linguistiche, al fatto che le minoranze devono dimostrare lealtà, perché c'è una sorta di presunzione di slealtà da parte delle minoranze. Chi appartiene ad una minoranza deve costantemente giustificare il fatto di non di condannare determinati episodi di violenza, cosa che non si richiede agli appartenenti alla maggioranza, pur essendo cittadini del medesimo paese. Il fatto che si debba giustificare in condizioni molto particolari la
diritto all'uso della lingua. Si era arrivati al paradosso con la legge linguistica slovacca, per cui quando si doveva presentare Romeo e Giulietta in teatro in lingua ungherese, a comando, era questo successo davvero, ci doveva essere prima tutto in lingua ungherese, una rappresentazione teatrale in lingua ungherese, però siccome la legge prevedeva che ci dovesse essere comunque la possibilità per chi non parlasse la lingua di minoranza di capire di che cosa si tratta, perché c'era il sospetto che potessero dire chissà che cosa di terribile, c'era la rappresentazione di Romeo e Giulietta e prima della rappresentazione entra uno che in lingua slovacca dice: questo è Romeo e Giulietta, un'opera di Shakespeare in cui si parla di un amore tormentato che finisce male. Sostanzialmente siamo arrivati veramente al paradosso. Poi naturalmente gli ungheresi hanno anche da parte loro fatto cose abbastanza analoghe. Insomma, non è soltanto da ridere, purtroppo ci sono anche delle situazioni molto molto problematiche che mettono le minoranze in una luce assolutamente negativa. La presenza della immigrazione e tutto ciò che questa ha comportato ha avuto tra l'altro un impatto anche qui problematico nei confronti delle minoranze, perché la reazione delle popolazioni maggioritarie è stata quella di un compattamento sulla uniformità etnica, culturale, nazionale, linguistica, quasi in opposizione alla presenza di nuovi gruppi. Questo ha marginalizzato pesantemente le minoranze, che si sono trovate schiacciate tra l'appartenenza alla cittadinanza, che è quella dello Stato a cui appartengono, e la diversità di criteri linguistici e culturali che li ha messi tra l'incudine e il martello, no? E questo ha generato evidentemente una nuova marginalizzazione delle minoranze, soprattutto di quelle deboli, evidentemente, non necessariamente di quelle forti. Quindi il discorso intorno alle minoranze è diventato più complesso, no? anche nel discorso politico. Le organizzazioni internazionali sono state oltretutto indebolite, questa compresa l'Unione Europea, da questo nuovo, io lo chiamo il nuovo statismo, cioè la nuova centralità degli stati e la minore disponibilità ad accettare l'apertura al monitoraggio internazionale, e ci sono stati per l'appunto da parte dell'Unione Europea dei brutti esempi. Facevo prima il caso della Croazia, ma questa è andata quasi, non si è quasi notata questa cosa, ma se si confronta la condizionalità che ha caratterizzato il processo di adesione degli stati che sono entrati nel 2004 con l'adesione della Croazia nel 2013, la differenza è abissale, tant'è che la Croazia è stata ammessa all'Unione Europea senza aver chiuso il capitolo 23, che era quello che riguardava la tutela dei diritti fondamentali, in particolare la tutela dei diritti delle minoranze. Cioè la Croazia non ha modificato la sua legislazione delle minoranze nonostante i ripetuti inviti da parte dell'Unione Europea, la quale alla fine ha chiuso un occhio e ha detto: ma sì, chi se ne importa, in fondo alla fine poi entrare lo stesso. Questo potete immaginare l'effetto deflagrante che ha avuto anche rispetto agli altri stati, i quali già avevano dovuto mal volentieri digerire una forte pressione da parte dell'Unione Europea in precedenza, e tutto il discorso che è riemerso sui doppi standard che sta spaccando anche su questo fronte, non solo su questo fronte, l'Europa tra gli stati fondatori e gli stati di nuova. Questo cosa ha comportato? Se guardiamo alle ratifiche degli strumenti internazionali principali, cioè la Convenzione Quadro e la Carta Europea delle Lingue, si è arrivati in uno stallo assoluto. L'ultimo stato a ratificare la Convenzione Quadro è stata la Georgia nel 2006. Sono passati 12 anni, da allora nessun altro stato, siamo rimasti a 39 e a 39 probabilmente si rimarrà. Non parliamo della Carta delle Lingue Regionali Minoritarie, qui posso aprire una la parentesi legata alla mia ormai terminata esperienza parlamentare, c'è cioè qui l'onorevole Dell'Ai, e mi sono sbattuto da morire per cercare di portare avanti per portare avanti la ratifica della Carta delle Lingue Regionali Minoritarie. Siamo arrivati ad approvarla in commissioni congiunte al Senato, c'è stato un disinteresse bestiale, enorme e direi quasi doloso da parte,
delle forze di maggioranza, diciamo di maggioranza etnica, adesso parlando nazionali, le quali non interessa niente del tema, anzi potrebbe addirittura essere problematico perché magari ci mettono dentro i rom, per carità di Dio, ma anche, se posso dirlo, in questa sede mi dispiace che non ci sia ancora Daniela Fragli, da parte dei colleghi della Südtiroler Volkspartei che hanno dimostrato in questo un disinteresse assolutamente veramente che non fa onore alla cosa, cioè qualsiasi possibilità di bloccare la cosa è stata utilizzata, e questo secondo me è stato purtroppo anche una dimostrazione del fatto che c'è una scissione sempre più forte e sempre più problematica tra le minoranze deboli e le minoranze forti, e questo non aiuta la causa delle minoranze. Bene, ultimo punto, le sfide attuali. A quali sfide stiamo andando incontro? Qual è il problema? Allora, la comunità internazionale ha un'influenza molto ridotta rispetto agli anni 90. La comunità internazionale stessa adotta, perché poi alla fine sono costituite da esseri umani, un atteggiamento fortemente autoconservativo. Succede sempre così, è normale, in un'istituzione messa sotto, diciamo, scacco, con minori risorse. Pensate al fatto che la Russia ha tagliato i finanziamenti al Consiglio d'Europa, questo ha creato un panico assoluto nell'organizzazione, anche qui si può comprendere, ma le organizzazioni internazionali tendono, come tutte le amministrazioni, ad occuparsi più di se stesse che della propria missione istituzionale. Il Consiglio d'Europa non fa altro che autoriformarsi, cambiare lo staff, le persone che magari per tanti anni hanno sviluppato un'expertise in materia di minoranze, sono praticamente tutte andate via. Il segretariato della Convenzione Quadro non ha più nessuno di quelli che hanno seguito le cose negli anni scorsi. Questo fa mancare molto dell'expertise e quindi anche la memoria istituzionale. Questo è anche un problema. Le minoranze sono un pochettino sparite, come dicevo prima, dal radar internazionale, a vantaggio di altre sfide che evidentemente sono più pressanti, ma il problema è quando non si vede il possibile collegamento nella sicuritizzazione, per esempio, di determinate politiche e l'impatto che questo può avere sulle minoranze, salvo poi accorgersi del problema delle minoranze quando occasionalmente scoppiano focolai di violenza in Macedonia, in Kosovo, in Georgia, però questo, diciamo, anche strano. Come mai pure le minoranze non dovevano più essere un problema? No, evidentemente c'è un atteggiamento così che tende a collegare le minoranze soltanto a episodi di violenza, e questo naturalmente è ulteriormente problematico. Ma manca, e questo secondo me è il problema principale, un approccio strutturale alla diversità. Ossia, si tende a segmentizzare, non so se si possa dire, il problema della diversità. Diversità ha minoranze etnico-linguistiche nazionali, a uno quelle forti, a due quelle deboli, poi ci sono le minoranze immigrate, poi ci sono le minoranze religiose, poi ci sono le questioni di genere, poi ci sono le questioni di, non so, di orientamento sessuale, qualsiasi altra formalità, forma di diversità, vengono tutte segmentizzate, non si vede il quadro complessivo. Il quadro complessivo è dato dagli strumenti che alla fin fine girano come vuoi, sono sempre gli stessi. È vero che le donne e le minoranze linguistiche non c'entrano niente l'una con l'altra, sono questioni evidentemente molto diverse, ma se andiamo a vedere gli strumenti di promozione, sono sempre gli stessi. Le quote, la visibilità pubblica, il mainstreaming all'interno delle politiche, queste sono poi questioni. Se invece si vedono le cose in maniera eccessivamente segmentata, si perde il quadro generale. Le organizzazioni internazionali hanno cominciato a rispondere negli ultimi anni a questo, con strumenti di soft law, non di hard law. Penso in particolare alle raccomandazioni di Lubiana dell'Alto Commissario dell'OSCE per le minoranze nazionali, e al terzo e al quarto commentario tematico della Convenzione Quadro per la tutela delle minoranze nazionali, che hanno cominciato ad adottare uno strumentario diverso. Perché? Perché anche gli strumenti internazionali tendono a
avere una visione delle minoranze un po' in bianco e in nero, cosa che negli anni 90 era assolutamente comprensibile. C'era un problema, bisognava risolvere il problema, appartenere ad una minoranza era considerato un fattore totalizzante. Tu appartieni alla minoranza, quello è il tuo segmento, rimani lì dentro. L'idea è che le minoranze, così come le maggioranze, sono gruppi omogenei che al massimo possono ottenere una serie di deroghe rispetto alla regola generale di maggioranza che coincide con una maggioranza etnolinguistica. E questo è un atteggiamento perverso, perché da un lato connota in senso maggioritario etnonazionale linguistico gli ordinamenti, per cui la legge diventa la legge della maggioranza, delle riserve indiane, e così come lo stesso errore si fa con le politiche di genere, una roba per le donne, allora le minoranze, una roba per le minoranze, la maggioranza non c'entra niente. Questa separazione dei segmenti della società, senza vedere invece il ruolo sociale delle minoranze e senza vedere la necessità di vincere, di ottenere anche il consenso e l'inclusione delle maggioranze nelle politiche che riguardano le minoranze, porta ad una separazione, ad una frattura della società, non ad una sua maggiore integrazione. Questi strumenti hanno cominciato a stabilire dei principi diversi, dicendo attenzione, la tutela delle minoranze è una questione complessiva, riguarda tutta la società, non riguarda solo le minoranze. Le minoranze sono magari la parte attiva, sono quelle che hanno un interesse immediato, ma non, così come non si possono fare politiche di genere senza gli uomini, così non si possono fare politiche per le minoranze senza le maggioranze. Questa cosa non è vista bene nemmeno sempre dalle stesse minoranze, soprattutto quando sono delle minoranze compatte e sufficientemente forti, per carità. È un attacco tendenziale, per cui questi strumenti internazionali sono stati visti con sospetto da alcuni stati. Insomma, cosa ci venite a dire che le minoranze, queste noi le abbiamo protette, adesso non ci rompete le scatole essenzialmente. Gli diamo i loro diritti e che se ne stiano là, ma non le vogliamo vedere perché insomma le minoranze sono dovute, ci danno fastidio e comunque non vogliamo, abbiamo messo un po' di soldi e che rimangano da questa parte. Ma anche da alcune minoranze che dicono no, attenzione, l'identità minoritaria è una cosa scolpita nella pietra, non cambia nel tempo, non evolve e è una identità totalizzata. Credo che il nostro Presidente Montero abbia un'identità molto fluida, ad esempio, certamente è un modulo, ma certamente è anche, si trova a suo agio allo stesso modo nella lingua italiana, è trentino alto tesino, è italiano, è europeo, no, non è che questo infici necessariamente la sua appartenenza ad una minoranza, però diciamo questo ha cambiato un pochettino il paradigma. Bisogna anche dire che gli strumenti appunto erano definiti invece in questi termini bianco e nero e quindi c'è bisogno di una evoluzione interpretativa. Molti hanno visto anche addirittura in queste operazioni un tentativo strisciante da parte delle organizzazioni internazionali che perdevano il proprio peso nel monitoraggio delle minoranze, di inglobare, diciamo, un ruolo, di prendersi un ruolo molto più grande e più forte di quello che loro spetterebbe, addirittura mettendoci dentro le questioni dei migranti e diventando non organismi di tutela delle minoranze, ma organismi di promozione della diversità. Dio ne scampi che la diversità magari possa diventare anche la diversità di genere, la diversità di orientamento, il gender nelle scuole, si mischia tutto, ma nei bagni. Negli Stati Uniti ci sono leggi che obbligano ad andare nei servizi sanitari corrispondenti al sesso biologico. Leggi degli Stati Uniti. Scusami. Quindi questa crea una distinzione sempre più marcata anche nelle politiche degli Stati, anche una distinzione delle amministrazioni, ad esempio, che può essere problematica tra le minoranze tradizionali, nuove minoranze. Schiacciando di nuovo le minoranze deboli che dove stanno? Allora, per esempio i Rom sono certamente delle minoranze tradizionali nonostante quello che la legislazione italiana prevede, ma di fatto si trovano ad avere una serie di problematiche che sono molto più vicine a quelle
delle minoranze immigrate rispetto alle minoranze tradizionali, ma non stanno, non sono né carne né pesce, le amministrazioni che se ne occupano sono rigidamente separate e la questione, diciamo, crea problemi invece di risolverli. Allora, invece che definire i beneficiari, pensate a tutta la questione sulla definizione delle minoranze, e molto spesso si parla di limiti che ci sono alla tutela delle minoranze data dalla mancanza di una definizione internazionale di minoranze, che invece meno male non esiste, perché altrimenti si limiterebbe necessariamente a pochissime fattispecie che sono già quelle meno problematiche e andrebbero a invece danneggiare potenzialmente ancora di più le minoranze che più ne hanno bisogno, e si dimentica il fatto che gli strumenti, come dicevo prima, sono sempre più o meno gli stessi, che si sviluppano per adattamento. Anche la tutela delle minoranze linguistiche o nazionali si è sviluppata dopo il primo strumentario molto più rudimentale che era stato sviluppato per la tutela delle minoranze religiose, ricordava prima Roberto Tognanti, Pace di Vestfalia, diciamo, più o meno, si partiva da lì e ogni volta che diventa più urgente trattare una questione, ecco che lo strumento si adatta e si evolve alla diversa situazione. Facevo prima l'esempio del diritto di genere che sostanzialmente ha mutuato, sviluppando in determinati casi, gli stessi strumenti che erano stati sviluppati per la tutela delle minoranze nazionali. Bene, questa idea della identità monodimensionale è un problema anche degli strumenti internazionali che stanno in questo momento cercando di sviluppare forme interpretative un po' più adatte alle sfide dei nostri tempi, ma che, come dicevo, non è sempre seguita nemmeno dagli stati e nemmeno dalle minoranze stesse. In più c'è una confusione concettuale data dal fatto che appunto questa materia è sempre trattata in via emergenziale e non è in via strutturale, per cui si mescolano moltissime questioni, le definizioni, chi sono i beneficiari, quali sono gli strumenti per la tutela delle minoranze. In Alto Adige, per esempio, il dottor Gonzalo, a me fa sempre un po' ridere il fatto che ci sia una nel discorso comune una sovrapposizione, quasi fosse la stessa cosa, tra tutela delle minoranze e autonomia, che sono evidentemente due cose che costituiscono l'architrave del sistema di autonomia speciale, ma che sono concettualmente evidentemente due cose diverse. Ovviamente l'autonomia è nata per la tutela delle minoranze, è chiaro, ma è un'altra cosa, come se invece ci fosse la omogeneità definitoria. Questo naturalmente non aiuta a saper distinguere i vari strumenti, e questo è un problema che caratterizza un po' tutti. Ecco perché dicevo all'inizio, gli strumenti, pur non essendo stati mai così sviluppati come adesso, le minoranze, almeno quelle deboli, non sono mai state forse così a rischio, perché in questa grande confusione concettuale i soggetti più deboli perdono. È un po' come forse una, non so, un'evoluzione complessiva che va caratterizzando il mondo di oggi, questo non lo so, ma mi sembra un pochino un processo analogo a quello dei piccoli negozi rispetto alle grandi catene, no? Più o meno la stessa cosa. I piccoli negozi hanno una difficoltà strutturale e arrivano le grandi catene, che appunto mettono i grandi temi concettualmente semplificati, e di fatto si mangiano un po' la clientela. In conclusione, brevissimo, solo per spunti, che cosa può fare l'Unione Europea su questo e cosa può fare il Minority Safe Pact? L'Unione Europea è, nonostante la crisi che sta vivendo, l'organizzazione internazionale più forte e più potente che esista, e quindi non fosse altro che per questo un certo margine di azione ci sarebbe. Allora, l'idea di sviluppare uno strumentario ad hoc dell'Unione Europea si era già portata avanti negli anni 90, quando si pensava di riconoscere i Rom come minoranza transnazionale ed europea, l'unica vera minoranza europea, e a quel punto utilizzare gli strumenti di diritto dell'Unione Europea per la tutela di questa limitata.
della, di questa minoranza. Ma la cosa non è andata in porto, si è limitata alle strategie nazionali che sappiamo essere insomma molto molto poco efficaci. C'è in questo momento una gelosia istituzionale abbastanza forte, i rapporti tra l'Unione Europea e il Consiglio d'Europa non sono sempre facili. Il Consiglio d'Europa in particolare si sente il depositario della materia dei diritti fondamentali e non vede di buon occhio una espansione dell'Unione Europea a questo settore. La questione è anche la mancanza di strumenti reali e anche di strumenti politici. Ci sarebbe ad esempio un intergruppo per le minoranze all'interno del Parlamento Europeo. Di fatto è diventato una specie di piccola lobby ungherese, di fatto è dominato interamente dagli ungheresi e di fatto prende una visione, per carità importante, perché alcuni aspetti sono importanti, soprattutto quelli delle comunità minoritarie all'estero, che è il ruolo dei key states, ma per quanto riguarda altre questioni minoritarie il suo intervento è pochino. Diceva Roberto Tognetti prima, sarebbe sicuramente auspicabile un'adesione dell'Unione Europea alla Convenzione Quadro, sarebbe la 40ª ratifica, sicuramente quella più significativa e importante. Se vediamo che già non si riesce ad aderire alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, possiamo immaginare che sia sostanzialmente improponibile un'adesione di questo genere ed è un peccato. Il Safe Pack nasce, e qui secondo me sta il suo enorme potenziale e anche il suo limite, da un atteggiamento volto molto a guardare agli strumenti che peraltro non nel diritto dell'Unione Europea ma altrove esistono già, altrove intendo nelle organizzazioni internazionali e negli Stati membri. Sarebbe sicuramente interessante e più forte se ancorati al diritto dell'Unione Europea, ma non è strettamente necessario. Quindi da quel punto di vista dello strumentario tecnico è molto sviluppato, è molto interessante, una bellissima iniziativa, ma sconta un limite dal punto di vista concettuale, perché adotta una concezione di minoranza che è quella bianco e nero che caratterizzava gli strumenti degli anni 90, sulla quale secondo me invece andrebbe un pochettino svolta una riflessione. L'idea appunto non è sbagliata e probabilmente appunto consentirebbe un salto di qualità. Ancora Roberto Tognetti faceva l'esempio del salto di qualità della cooperazione transfrontaliera tra la Convenzione Quadro di Madrid e il JET, per cui di per sé anche soltanto riproponendo uno strumentario innovante con un contesto dell'Unione Europea sicuramente un passo in avanti si sarebbe fatto, però dovremmo essere anche consapevoli del fatto che porterebbe avanti una concezione che non è più quella che gli stessi strumenti internazionali nella loro nuova interpretazione propongono. Gli strumenti sono appunto sempre gli stessi, ma se si continua a guardare agli strumenti e non alle questioni sottostanti, si rischia di mettere il carro davanti ai buoi. Il carro sono gli strumenti, che appunto già ci sono, e i buoi sono discriminati, i soggetti che potrebbero beneficiare. Nel Safe Pack c'è anche una piccola questione, su cui magari potremo discutere dopo, di chi lo porta avanti. I soggetti proponenti sono sicuramente anche coloro che tendono a propugnare un'idea molto esclusivista delle minoranze, e sono tendenzialmente le minoranze già protette, e invece c'è pochissimo coinvolgimento delle minoranze meno protette. Torno di nuovo alla questione dei Rom: sarebbero in che misura tutelati da questo Safe Pack e in quanto quante firme da cittadini di etnia Rom e Sinta ci sono in questo Safe Pack e quanto si è coinvolta questa comunità ad esempio nella elaborazione dello strumentario. Per quanto mi riguarda e quanto ne so io, meno di zero. Questo rischia di essere potenzialmente un ostacolo, nonostante, ripeto, sia sempre qualcosa in più e qualcosa di ampiamente auspicabile, sia come strumento in sé, sia per estendere la portata dell'intervento dell'Unione Europea in questa materia. Bene,
il quadro che vi ho dato non è particolarmente gioioso, abbiamo giocato una pausa a caffè, ma spero che ci sia occasione per riflettere. Grazie. Ritengo molto importante che
si faccia un cambiamento strutturale, come ha detto tu Francesco Salamo, anche nel guardare non a chi si rivolgono i diritti di minoranza, ma che cosa, a quali diritti, a quali beni. E secondo me questo porta direttamente alla Fraser Convention, alla Convenzione Quadro sulla protezione delle minoranze nazionali, perché alla fine lì, come abbiamo sentito, sono proprio dentro questi diritti, questi beni, che alla fine sono diritti e beni di tutti i cittadini europei, solo come ha detto anche Roberto Toniati, serve solo una legislazione specifica per le minoranze. Alla fine sono i diritti di ogni cittadino europeo, come la partecipazione politica, i media, l'uso delle lingue nel pubblico e nel privato, e per esempio, anche l'uso delle lingue e l'uso lo sviluppo della cultura, quello che mi mancava. L'idea anche dell'Unione Europea di ratificare questa Framework Convention è una un'idea valida. Abbiamo sentito che neanche ci sono tanti ostacoli giuridici, forse il cambiamento dell'articolo 27 che dice che possono ratificare la Framework Convention solo gli Stati membri del Consiglio d'Europa, ma in generale è ben possibile. L'unico problema che io lì vedo è proprio su. C'è anche altri stati, altri stati, ma anche fuori dal Consiglio d'Europa, perché potrebbero ratificarlo anche stati dell'Asia centrale, una delle discussioni che c'è, è vero che parla di stati, sì. Questo potrebbe essere il gioco. Il problema io lo vedo molto di più sul punto di vista politico, perché abbiamo sentito che il clima politico in Europa è al momento un po' una situazione difficile per la minoranza, e Francesco Palermo parlava anche dello stallo di ratificazione, cioè nel 2006 l'ultima volta la Georgia aveva ratificato la Framework Convention e quattro paesi, il Lussemburgo, il Belgio e ovviamente la Grecia e la Francia, che negano anche l'esistenza della minoranza, non l'hanno ratificato e la Francia non l'ha neanche firmato. Per questo la vedo molto dura che l'Unione Europea potrebbe ratificare la Fonda Convention. Parlando del clima politico, anche nel Parlamento Europeo al momento il clima politico per le minoranze è veramente difficile, e l'abbiamo visto proprio l'ultimo anno, quando gli Intergroup, che hanno citato Francesco, ha fatto richiesta che in una seduta parlamentare i membri del Parlamento potrebbero parlare anche nelle loro lingue minoritarie e regionali. L'hanno fatto proprio perché l'ultimo anno la Carta Europea delle Lingue aveva festeggiato il compleanno dei 25 anni. E questa richiesta poi è stata accolta anche dal Presidente Tajani per la prima istanza, ma dopo proprio la Francia e la Spagna hanno fatto pressione e neanche questo atto simbolico ha potuto esserci, cioè proprio dopo Tajani ha detto sì, no. E si deve dire che qualcuno, anche dei membri parlamentari, lo ha fatto, ha parlato nella sua lingua anche senza traduzione simultanea. Un altro punto che volevo dire anche sul punto di vista politico, secondo me anche la votazione nel Parlamento Europeo non favorisce proprio i termini minoritari, perché come sappiamo nell'anno 2014 quando c'erano le elezioni erano veramente delle elezioni a persona, cioè con i top candidati, e per avere una fazione molto importante nel Parlamento, ovviamente queste fazioni devono votare unificamente. E se si vede, per esempio, c'è una fazione che non lo fa mai, è proprio la fazione dove fa parte il Movimento 5 Stelle della UKIP, che viceversa, intergruppo, nel gruppo, alla fine si cancellano i voti, ma quello non è neanche importante. Ma per quello anche penso che è così difficile anche per l'intergruppo di avere influenza sulla politica minoritaria. Poi, parlando un altro
importante, secondo me, è proprio la questione di identità. Come Francesco ha già detto, proprio che il safe pack non sta allargando, cioè lavora sempre con quel concetto vecchio di minoranza, e quello è proprio, penso, perché il promotore, come sappiamo, è la FUAN. Nella FUAN i membri sono dei partiti politici e ovviamente quelli lavorano soprattutto per la loro strategia politica con questo concetto elettrico che è degli anni 90. Penso che gli strumenti a livello europeo ci sono, ma come vediamo hanno delle lacune, è difficile di attuarli, e penso che lì proprio adesso il Minority Safe Pack fa una cosa molto importante, perché non, il Minority Safe Pack non parla così tanto dell'implementazione giuridica di diritti, ma soprattutto della politica, cioè di fondi strutturali e fondi economici dell'Unione Europea. È proprio di queste, con questi fondi strutturali e economici l'Unione Europea può dare tanta influenza e può soprattutto promuovere temi minoritari. Come sappiamo anche noi della ricerca, cioè anche nei programmi di ricerca come Horizon, ovviamente se l'Unione Europea, la Commissione Europea dice di promuovere certi temi, ovviamente quello si sente anche sul territorio. Per quello, questo io penso è proprio il punto forte di questo Minority Safe Pack, di questa iniziativa. Poi qualche parola sull'istrumento del Minority Safe Pack. Secondo me, anche se ce la facciamo di ricevere questo milione di firme, è molto difficile che veramente passa, perché abbiamo visto da altre iniziative popolari che servono, per quelli che avevano successo, servono 1.300.000 di firme, e dobbiamo dire di 65 iniziative popolari solo 4 fino adesso avevano successo, solo 4, è un numero molto piccolo, e di questi 4 erano temi grandissimi, era Stop TTIP, era Stop Glyphosate, parlava dei diritti embrionali, dell'acqua potabile per i privati pubblico, quello, cioè erano temi veramente grandi, anche gestiti da organizzazioni grandi, e abbiamo visto che quelli che sono passati avevano tutti le firme di 1.300.000. Perché? Perché l'ente nazionale deve convalidare le firme, e abbiamo visto che tante, ma veramente tante firme che vengono fatte non sono complete, mancano dati, e per quello serve proprio un numero molto molto alto, e come ha detto all'inizio anche il professor Cavì, il secondo problema è proprio questa soglia dei 7 paesi. Nell'ordinamento c'è scritto che servono 7 paesi con una soglia, e la soglia che ha dato l'Unione Europea è il membro di Parlamento di ogni Stato moltiplicato per 750, formula molto interessante, ma è così. E per l'Italia sono 55.000 di firme. E se guardiamo adesso online, ci sono solo 2 paesi che hanno raggiunto questa soglia, e l'hanno raggiunto alla grande, che è l'Ungheria e la Romania. E poi ci sono 3 paesi che arrivano al 60-70%, quello è la Danimarca, la Slovacchia e la Lettonia, e per quello siamo a 5 paesi che servono assolutamente, penso, le firme dell'Italia, perché l'Italia proprio è uno dei paesi che può poter fare questi 50.000 milioni. Per finire, per quello, secondo me, il safe pack è importante dal punto di vista contenutale, ma anche dal punto di vista di sensibilizzazione, e anche di portare il tema di minoranze di nuovo di più sul livello politico e sul livello politico europeo. E per quello spero veramente che avrà successo, e sì, anche io spero che tutti voi avete già messo la vostra proposta. Grazie. Thank you.
vuole intervenire? Mentre il dottor Dappi arriva, vorrei salutare il professor, no, deve andare al podio, no? E mentre parla, saluto il professor Tremo che è arrivato, tra mille vicissitudini, qui magari se vuole ci racconterà, dalla capodistria di Biancata di Neve, e ringrazio sentitissimamente il dottor Buffa, direttore dell'istituto, che è andato a prendere la legge, no? E l'ho accompagnato qui, perché l'ultimo tratto poteva essere quello, diciamo, fatale, sarebbe stata una follia arrivare al cimitero e poi rimanere in pantano a sapere. Quindi ben arrivato e grazie ancora per questa ulteriore dimostrazione di collaborazione. No, grazie, è bellissimo. Prego. Sì, io volevo rifarmi effettivamente alle questioni di base, fondamentali, che sono state introdotte dalla relazione di Toniati e poi sviluppate in una certa direzione, fra le tante possibili, dalla relazione di Palermo. Cerco di farlo in 5 minuti con qualche cortocircuito, perché certo è un tema molto complesso, però più che all'idea della daltonicità, del daltonismo delle istituzioni, diciamo così, sarebbe un atteggiamento culturale verso una realtà sociale, io credo che occorra risalire a un concetto politico che è quello dell'egalità, cioè la idea che non si debba appartenere ad un gruppo e che davanti alle istituzioni non si sia che individui senza colore, senza nome del territorio straniero, è un'idea che è servita per scardinare il vecchio sistema o ancien regime, dove tutti erano obbligati ad appartenere ad una classe, ad uno stato, ad un ceto, e dove non c'erano cittadini, nel senso, no, non certo devo dirlo qui, ma per sviluppare un po' il discorso, e dove l'idea del cittadino libero da appartenenze di gruppo semplicemente non esisteva. Per abbattere quella struttura ideologica e politica ci si è serviti di questo grimaldello della egalità. Cosa ne è derivato? Ne è derivato che negli stati che poi si sono formati sul modello creato convenzionalmente con 1789, l'appartenenza al gruppo è stata vista come un qualche cosa di sgradevole, di fuori posto, e quindi marchiata con il marchio della ormai appartenenza ad un passato lontano. Cioè chi faceva rilevare nella sua valenza pubblica e politica l'appartenenza ad un gruppo era ancora un sostenitore o un appartenente, un nostalgico del vecchio regime. Questo ha screditato pesantemente, forse ancora oggi scredita, l'idea appunto di un'appartenenza che il singolo può anche intendere come originaria. E questo rende il discorso delle minoranze, e io mi permetterei di provare a restringere il campo della definizione al linguistico, quindi alle minoranze linguistiche. Ho i miei motivi per fare questa proposta, però non ho il tempo per farlo, perché la appartenenza alla minoranza linguistica non diventa in questo caso una delle possibili tipologie nelle quali si concretizza l'idea della diversità o della pluralità e basta, perché io credo che non ci siano negli altri esempi fatti stamattina appartenenti al gruppo che possono concepire il loro gruppo come una espressione politica in quanto tale. Vale dire, la minoranza linguistica si definisce
come una entità sociale sui generis, proprio perché può essere essa stessa portatrice di interessi politici e partecipare in quanto tale alla più ampia vita dello Stato e dell'Europa, ben inteso. Certamente non mi nascondo che, potrei dire quasi per esperienza, non mi nascondo che alcune determinazioni storiche di partiti o di raggruppamenti politici minoritari cadono nella trappola giustamente segnalata da Palermo, e vale a dire in un esclusivismo che alla fine, invece di rendere la minoranza un elemento di fermento di vita pubblica, si estranea dalla vita pubblica stessa e quindi la impoverisce e quindi crea magari anche per reazione situazioni molto spiacevoli. Ma questa, per riprendere anche delle espressioni già usate, è una degenerazione morbosa, non è, almeno in termini ideali, la condizione necessaria del gruppo minoritario. Quindi ecco, io farei queste distinzioni che non mi sembrano oziose al fine di rendere legittima la partecipazione, e direi, non si può dire, ma più legittima la partecipazione delle minoranze alla vita statale ed europea. Per cui quando per cui quando noi adesso esaminiamo questo minority setback, dobbiamo vedere in questo, credo forse, più che le intenzioni dei proponenti, perché se noi andiamo a indagare sulle intenzioni di chi fa un passo politico, penso che arriveremo sempre a delle motivazioni non condivisibili al 100%, però un tentativo di politicizzare la questione delle minoranze, di non lasciare che queste diventino spazio libero, o per meglio dire neutro, per l'attivazione politica. E quelle questioni, quelle realtà sociali che finiscono al di fuori della ottica politica cadono nella insignificanza e coloro che ne sarebbero i beneficiari si mettono da sé in una posizione di marginalità. Grazie per lo spazio che mi è stato dato. Altro intervento? Lo aspetto. Io la cosa potrei dare, fare qualche osservazione, forse Francesco anche tu vuoi, o anche Marco. Allora, io da quello che è stato detto, per esempio, da Marco Rögle, vorrei fare osservare che quando Francesco Palermo diceva non c'è nessun catalano, mi ha alzato la mano, non solo per motivi affettivi particolari nei confronti della Catalogna, ma anche perché una certa complicità intergovernativa ha fatto sì che sui media, anche quelli italiani, i catalani apparissero o come pazzi o come delinquenti e il governo spagnolo come legittimo tutore dell'interesse nazionale. Ecco, e non solo, ma per esempio i presidenti Rossi e Compagna sono stati criticati perché si sarebbero esposti troppo non nel sostenere la dichiarazione di indipendenza della Catalogna, ma nell'invocare in maniera molto forte, molto sollecita, il dialogo fra il governo spagnolo e gli esponenti politici catalani, che esattamente quello che gli esponenti politici catalani hanno chiesto per circa 10 anni. Allora oggi salto fuori che il governo spagnolo si lamenta e si rifiuta di fornire ulteriori informazioni al Comitato degli Esperti del Consiglio d'Europa, che richiede, dice l'abbiamo già dato, per noi le minoranze sono i Rom e quindi non scocciateci con i catalani, i galiziani, i maschi e così via.
Dopodiché veniamo a sapere, ce lo dice appunto Macron, che lo è lo spagnolo, insieme addirittura a quello francese, Macron, no, Macron, forse Macron non c'era ancora, no, ma rimane fatto che il gruppo perde il pelo ma non il vizio, e certamente la Francia a questo vizio non lo perderà mai, ma la Spagna insieme alla Francia si rifiuta di concedere, di consentire l'uso della lingua minoritaria nella voce del Parlamento europeo. Ecco, ora vorrei sapere. Che è dir più contraddittorio dopo aver detto da parte della Spagna che quelle non c'entrano niente con la minoranza. Esattamente, ecco, allora vorrei capire dov'è la chiusura, dov'è il fondamentalismo, dov'è il fanatismo statualista, se nei sovranisti catalani, che certamente hanno le loro ingenuità, forse anche le loro stupidità, e dove invece la mancanza di disponibilità di altro. Ecco. Quindi da questo punto di vista, per quanto mi riguarda, benissimo hanno fatto Rossi e Compagna a sostenere, ripeto, le ragioni del dialogo, non le ragioni dell'indipendentismo. Seconda considerazione che vorrei fare, invece prende spunto da quello che diceva il dottor Zaffi. Allora, io stesso ho voluto, me ne diatto, citare il contesto in cui è stata usata l'espressione colorblind constitution, costituzione daltonica, per mettere in evidenza come quel contesto era un contesto che valorizzava l'eguaglianza formale della popolazione di colore, quindi l'emancipazione degli ex schiavi. Un contesto che è poi quello che ha generato i valori del costituzionalismo e così via. Però io avrei forti perplessità a identificare le ragioni della minoranza linguistica con il solo uso della lingua, se ho capito bene. Fortissime perplessità. Perché una minoranza linguistica non nasce come minoranza. Nasce come gruppo che ha la sua identità e la sua cultura, diventa minoranza perché a un certo punto i confini sono stati posti qui anziché là e automaticamente si trova minoranza, ma gli sloveni del Carso sono diventati minoranza nel giorno in cui è stato posto qui il confine, i sudtirolesi sono diventati minoranza nel giorno in cui sono stati posti qui il confine, gli italiani dell'Istria, che non sono gli italiani che sono arrivati in Istria durante il ventennio, sono una comunità linguistica autoctona, sono diventate minoranze in Slovenia nel momento in cui lì sono stati posti i confini. Quindi sono diventati minoranza, ma non nascono come minoranza, nascono come gruppo sociale, nascono come comunità. E una comunità non vive se non conosce anche forme di sviluppo economico. Credo che per i moccheri, per i cimbri, sia l'idea dello sviluppo economico della loro comunità sia assolutamente vitale, hanno anche delle rivendicazioni di autonomia come autogoverno. Certo, difficilmente i moccheri avranno la costituzione di uno Stato sovrano, ma per quanto possibile che possano decidere che cosa è meglio per sé e non farselo decidere dagli altri, mi sembra francamente una rivendicazione da riconoscere. Ancora, proprio perché non nascono minoranze ma diventano minoranze, questo non è il caso dei moccheri, salvo una precisazione, ma se del caso bisogna riconoscere la vitalità dei rapporti transfrontalieri come comunità di riferimento, per esempio gli sloveni con la Slovenia, gli italiani di Slovenia e Croazia con l'Italia, i valdostani con Svizzera e con Francia e che prima più diventa. Non a caso in alcuni contesti caldi, penso alla sedicente costituzione della Bosnia-Herzegovina, si formalizza il diritto, per esempio, dei serbi di Bosnia e della Repubblica Srpska di intrattenere rapporti con la Serbia, il diritto dei croati dell'Herzegovina di intrattenere rapporti con la Croazia, si manda il problema dei bosniaks che non hanno nessuno con il quale intrattenere rapporti se non con l'Albania per motivi religiosi, quindi già ci poniamo su un altro piano. Ancora il problema della cultura dei media: non esiste un mercato per la letteratura mochera, non esiste un mercato per la
cibo. E allora se si vogliono incentivare le produzioni di cultura di queste minoranze, bisogna riconoscere, e dice, siamo sempre nel campo della lingua, no, siamo nel campo dell'identità, perché evidentemente anche solo la tradizione ricettiva mocheno è un mantenimento della cultura. Se esiste la treccia mochena, bisogna che la treccia mochena continui ad esistere. Quindi io francamente sono propenso a valorizzare, diciamo, la dimensione a 360 gradi dell'essere di minoranza linguistica, e aggiungo, e poi chiudo per ora, che in fondo l'articolo 2 della Costituzione italiana parla di formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell'individuo. Quindi diritto la Repubblica riconosce e garantisce il diritto inviolabile dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali come si svolge la sua personalità. E la sua personalità, la personalità dell'appartenenza alla minoranza linguistica, a mio giudizio, non si esaurisce nell'uso della lingua, ma nell'essere e fare comunità. Quindi tutti questi altri, attrezzi, si diria i fronzoli, tutte queste altre epifanie, questi altri corollari, sono altrettanto importanti di quanto è importante l'uso della lingua. Ecco. Questo giusto per completare il mio ragionamento sul tema. Grazie. Prego, prego. Faccio un'aggiunta rapida. Intanto parto da quello che diceva Davide Zanti e concordo completamente sul fatto che il merito principale dell'iniziativa del Minority Safe Pack sia proprio quello di politicizzare la questione delle minoranze. Proprio in una fase come questa, in cui il rilievo anche politico e sociale della questione delle minoranze si va spegnendo per le cose che dicevamo prima, è assolutamente indispensabile riavviare il motorino, no? Per rimettere in moto la cosa. Anche a prescindere appunto dalla presenza, come in tutte le cose, probabilmente di alcuni limiti strutturali dati dalla concezione, ma meglio, molto meglio di niente, proprio perché è indispensabile far ripartire il discorso. Molto importante quello che diceva Mark, la ricaduta che anche per esempio la promozione di alcune iniziative singole può avere sui diversi territori e sulla consapevolezza che poi questi territori possono avere del tema minoritario tout court e anche delle minoranze insediate in quel determinato territorio. Ci sono molte realtà, pensiamo anche alle minoranze sparpagliate in diverse zone del sud Italia, dove nemmeno nelle comunità minoritarie c'è più la percezione della loro esistenza, della loro presenza, e questo avrebbe un effetto sicuramente importantissimo. L'altra questione, secondo me, importante da sottolineare è quello che un po' diceva adesso Roberto Tonianti, il difficile equilibrio tra la dimensione collettiva. La minoranza non esiste se è basata solo sugli individui, non ha senso per se stessa, e qui c'è una contraddizione strutturale anche negli strumenti giuridici che rimangono comunque diritti individuali, anche se in alcuni casi hanno senso soltanto in quanto esercitati in community with others, dice la convenzione quadro. Che senso hanno i diritti linguistici se è un solo parlante? Non ha nessun senso. I diritti di rappresentanza, eccetera. Quindi questa dimensione, con coniugare questa dimensione collettiva con la differenza interna dei diversi gruppi, che vale non solo naturalmente per le minoranze, vale per qualsiasi raggruppamento umano. Vale per le maggioranze, vale per i migranti. Tante volte parliamo, ho fatto anch'io in questo istante, dei migranti come se fossero una comunità omogenea. Non c'è nulla di più disomogeneo, naturalmente. Così all'interno delle minoranze c'è il problema di rappresentare adeguatamente coloro che vedono la dimensione collettiva come una dimensione prevalente e coloro che dicono sì, d'accordo, per questo aspetto appartengo alla minoranza, ma per altri aspetti sono le porte girevoli. Come trovare il punto di equilibrio alle volte è difficile, nessuno ha la ricetta.
Dico che per esempio sono rimasto spesso turbato, avendo lavorato molto nell'ambito internazionale per la tutela delle minoranze, dall'atteggiamento poco aperto alla rappresentanza che hanno molte minoranze. Una delle cose che deve fare chi si occupa a livello internazionale di queste cose è dirla su agli stati e dirla su alle minoranze, per cercare in qualche modo di portare su un livello di dialogo e quindi suggerire agli stati di dialogare di più, ma anche suggerire alle minoranze di stare attenti a determinate questioni. L'esempio più emblematico sono molte comunità rom in diversi paesi, soprattutto balcanici, che hanno un problema di rappresentanza interna non indifferente. Sono tutti, chi è autorizzato a parlare per conto della comunità è il maschio anziano con i capelli bianchi, che rappresenta probabilmente il clan più importante all'interno della comunità, ma che si provi una donna giovane a dire una parola è finita. Allora, adesso questo è un caso naturalmente estremizzato, però c'è un problema di rappresentanza che vale per tutti i segmenti della diversità all'interno di un ordinamento, e questo appunto non si risolve con una bacchetta magica, non c'è una formula, però è un problema che ci dobbiamo sempre, secondo me, porre, perché la rappresentanza delle minoranze è fondamentale, ma può funzionare solo nella misura in cui sia chiarita la funzione della rappresentanza medesima, ed è un problema che rimane aperto anche sull'aspetto definitorio e eterodefinitorio. Noi maggioranze, diciamo, popolazione autoctona eccetera, tendiamo a parlare degli immigrati in maniera indifferenziata. Secondo me è il primo errore che ci porta poi a magari anche nella buona fede a identificare delle soluzioni un po' paternalistiche che non sono poi quelle che vanno a risolvere i problemi delle diverse comunità. Se uno viene dall'Africa o viene dal sud-est asiatico e via via scomponendo le diversità all'interno della comunità, le esigenze possono essere diverse, e questa stessa diversità naturalmente magari un po' minore, ma riguarda anche le comunità delle minoranze. Se per questo, se si lascia soltanto ad un gruppo che sia la maggioranza, per carità sarebbe la cosa peggiore, ma sia anche soltanto la minoranza nel definire le proprie esigenze, c'è il rischio di vedere soltanto una parte del problema e quindi non poter trovare la soluzione. Grazie. Io sono stata fino a poco tempo fa consigliera di parità nel lavoro di questa provincia, ed era una funzione che sostanzialmente voleva mettere in dialogo e risolvere, principalmente in via di mediazione, le difficoltà che scaturivano nel contesto lavorativo fra datore di lavoro e lavoratrici ed anche lavoratori. E mi sono ritrovata molto nel discorso che avete portato avanti, che avete portato oggi, perché io ho conosciuto molte discriminazioni nel contesto lavorativo, ma anche fenomeni di multidiscriminazione, no? Cioè quando una persona, oltre che essere discriminata per essere donna o per essere giovane o per essere di una particolare religione o etnia, veniva appunto discriminata per più elementi, e questo naturalmente comportava una situazione molto grave da cui uscirne diventava difficile. Allora io ho condiviso in maniera decisa quando il dottor Palermo ha parlato di approccio strutturale di sistema alle diversità, perché io credo che quella sia veramente la via maestra anche per risolvere problemi legati alla minoranza. Non solo, ma io ho trovato l'assonanza con appunto il problema di genere, perché finché si parla o si è parlato di discriminazione al femminile, quindi non si è coinvolta l'altra parte, e cioè gli uomini, non si riesce in realtà a uscirne. Cioè, secondo me, per parlare di risoluzione di problemi di discriminazione deve essere affrontato
il contesto nel suo complesso. Ad esempio, parlo appunto di lavoro perché non sono così esperta di minoranze, ma solo quando si è arrivato a un testo unico sulla maternità e sulla paternità, dove si sono riconosciuti diritti forti e analoghi ai padri oltre che alle madri, allora lì si è riusciti, diciamo, a trovare una via maestra di risoluzione di questi problemi. Quindi io credo assolutamente in questo primo approccio. Poi quando anche il professor Tognatti parlava invece di una tutela all'interno del trattato istitutivo delle comunità europee dal punto di vista delle discriminazioni e quindi attraverso un combinato disposto, no, delle norme che lei citava, l'articolo 7, l'articolo 2, l'articolo 21 del divieto di... ma invece denunciava la lacuna di una espressione in termini di diritto, ecco, quello è un altro problema che io trovo e che deriva dalla mancata adesione, dicevate, alla Convenzione Quadro, perché è vero che a livello di interpretazione, io sono un avvocato, si può fare molto, ma se manca invece l'enucleazione di un vero diritto, l'interpretazione può essere sufficiente talvolta, ma spesso può anche non bastare. E terza cosa, e poi chiudo, invece qui mi riporto al dottor Roble quando diceva che è necessaria l'utilizzo, il riuscire ad arrivare a fondi economici strutturali destinati alle minoranze da parte dell'Unione Europea. Ecco, io credo che, a parte il problema burocratico di accedere ai fondi strutturali, ma credo che quella sia una via importante, perché in questo periodo, insomma in quest'ultimo periodo, io mi sono raffrontata molto, ho cercato di approfondire questo problema delle minoranze sia in particolare in Val dei Mocchini che a Luserna, perché insomma il contesto territoriale di Fassa è diverso, e qui sia in questa valle che anche a Luserna mi si diceva la stessa cosa, cioè noi dobbiamo riuscire a restare su questo territorio facendo partire economie di sviluppo integrate. Da un lato la mancanza di servizi, dall'altro la mancanza di possibilità di lavoro, si chiama oggi in remoto, no? Cioè dal contesto dove si vive e non nel recarsi in uffici in zone più o meno centrali, insomma, questi sono problemi gravi, perché se noi vogliamo radicare una comunità e tenere radicata una comunità sul territorio, è necessario prima di tutto sostenere la famiglia, la natalità, e allora la donna, il compagno, eccetera. Ma la donna non può restare sul suo territorio e quindi procreare e fare figli se non ci sono i servizi da un lato e se non ci sono possibilità lavorative anche di micro imprenditorialità, anche di piccole cose. Qui per esempio a Luserna per esempio si parlava di sviluppare l'agroalimentare con prodotti di nicchia. Quello consente alla donna di restare su quel territorio, di accudire i figli, insomma, o di appunto procreare e poi accudirli, mentre all'uomo può essere, come dire, più facile la mobilità interterritoriale. Anche qui si parlava in questa valle di sviluppo, ad esempio, del turismo in un modo particolare, attraverso il sostegno delle baite, no, che ci sono in tutta la valle, quindi attraverso una specie di turismo diffuso. È tutto da studiare, perché sono piani di sviluppo territoriali da verificare e da approfondire. Però è chiaro che se mancano i fondi, e in particolare se l'Europa non ci aiuta, allora questo modo, che queste idee che pur ci sono, perché c'è una vivacità e anche una voglia chiaramente di resistere e di riuscire a rimanere radicati sul territorio, è evidente che piani di sviluppo di questo tipo però non si possono attivare, e allora poi si ha i problemi e si rischia di andare incontro a quei problemi, insomma, che poi le comunità ci fanno presente. Quindi io volevo solo riflettere con voi su questo e dire però che appunto avete individuato secondo me delle vie, sia dal punto di vista, diciamo, giuridico normativo, che anche dal punto di vista fattuale, concrete, perché la popolazione, in realtà ogni popolazione saprebbe bene come muoversi, perché in un dialogo diretto, insomma, ci sono state queste espressioni chiare di voler sviluppare in un certo modo il proprio turismo. Grazie, scusate.
sessione mattutina chiusa, ci si trova qui fra un'ora e mezzo, 14:15. Bene? Dopo.